Buonasera amici, levati, sono io, e benvenuti nella mia cucina. Grazie per i 15 feet. Benvenuti, stasera sarete in live con TFF per i prossimi 25 minuti. Non è vero, durerà poco, no, durerà di più. Per preparare insieme la torta, perché dopo, come posso dire, gli inconvenienti di Veronica di ieri nella sua preparazione. Oggi dobbiamo invece fare una cucinata. Beh. Una cucinata, amore, Sì. non ti dice. Sì, cucinata. Comunque, buonasera a tutti, buonasera Zanner, buonasera Andrew, buonasera Ale. Nessun problema se non sapete giocare a Brawlhalla e non l'avete scaricato. No problems. Amo, ti hanno tolto il tag torta. E c'è scritto lì. C'è scritto, mentre stavo caricando il tuo canarifo, qualche tag è stato rimosso dovuto alla moderazione, regole di moderazione torta. Ragazzi, a quanto pare la parola torta è una parola che Twitch non gli piace e deve essere, come possiamo dire, tolta. Non si sa perché, nessuno lo saprà, ma non importa. Chi se ne frega, io sono SirFef e benvenuti qui nella mia cucina. Aioia. Pronti? Vi sento carichi, perfetto. Ah, sì. Che abbiamo in live questa sera? Aspettate che questa caccona non ha aperto bene la live e quindi non riesco a vedere chi c'è in live con me. Perfetto. Ora sì che mi piace. Allora. Eccomi qua. Innanzitutto, amo, mi serve il disinfettante per le mani. Raga, cioè, come si non si lavora in questa cucina così? Quindi è questa qua, però c'è il lampadina. Metto la live doppia su Halloween. Ah, ok. Faccio io, tu sei tranquillo. Ma perché devo far vedere cosa abbiamo di qua? Adesso facciamo. Ah, ok. Allora. Allora, siete pronti? Siete carichi? Avete il vostro mestolo? Siete pronti a fare la torta con noi? Sì. Con Sir Feffelle di Vero? Sì. Let's go! Partiamo con il botto! Ah, Eccoci nella nostra cucina! benvenuti nella cucina. Che non è questa purtroppo perché è questa la mia cucina. Come si fa la torta di mela? Allora, abbiamo bisogno della farina. Amo, fai qua. Farina. Le uova! Quante uova? Quattro! Perché lì dice tre medie, ma noi ne abbiamo piccoline, quindi dobbiamo purtroppo. Sì, però magari giocando con le uova fai attenzione perché tu con le uova fai abbastanza cacare. Poi abbiamo le mele. Usiamo le granny perché essendo meno zuccherine, visto che dobbiamo mettere già una quantità immensa di zucchero. Perché stai mangiando il salato vicino a me che sto mangiando il dolce? Io prendo la cena. Va via, puzza via. Comunque, il mio consiglio dice tre mele. Il mio consiglio è di usarne due. Per fare il ripieno. E una invece la useremo. Per giocare, non è vero. La useremo per fare le fettine di mela che metteremo sopra la torta una volta che l'avremo preparata. Poi, visto che io e Veronica stiamo cercando di evitare il più possibile il latte, useremo il latte di soia. Esatto. La tiriamo Ora dal abbiamo dal balcone. balcone. Esatto. Per andare a fare il nostro legante con la ricetta. Poi abbiamo il lievito, lo zucchero e visto che ci piace, mettiamo anche un po' di cioccolato fondente, perché ci piace averlo anche un pochino gustoso cioccolato. Allora, amici, come si prepara la torta di mele? Allora, innanzitutto affibbierò a Cacona, a Veronica, il arduo compito di pelarmi le mele e di tagliarmene a cubetti. Quindi, amore, Arrivo, arrivo.
Non arriverà, sappiamo già tutti. Mi prendo il telefono. Arriva io. Cominciamo la preparazione. Amore, tu Sì? vai a tagliarmi due mele a cubetti. Quindi fai le fette e poi le speri con questo. No, no, amore, no, perché devi tagliarmi a cubetti, mi spacchi le cose. Tanto dovrei tornare. Vieni, Arrivo. vada con Ma non questi. posso riprendermi col telefono. Vada con questi. Madonna. Ma non posso riprendermi mentre... Riprenditi dopo, tanto mi torni. Allora, amici, mentre Veronica fetterà le mele, noi invece ci inizieremo dalla preparazione del dolce. Cosa dobbiamo Come? avere? Ma come la cuccia, no? Eh sì, che mi fa la cuccia. Ma come la vuoi? Come le voglio? A cubetti. Allora, devi pelarmele e farmi i cubetti. Sai come sono fatti i cubetti? Io prendo il tuo telefono. Con il mio telefono. Mi L'ho lasciato via perché? È in carica perché? serve il telefono. 2 secondi, Eh amore. no, è sopra. Vabbè. Vai, vai avanti, vai avanti. Veronica è impazzita, c'ha gli attacchi. Non so cosa vuole fare col mio Vai, vai, sì, telefono. vai, avanti. Oh, amore, porca miseria. Con sti piedi, c'è il mio orologio qua. Scusa, non l'ho visto. Cristo. Ma dov'è? Era qua. Madonna, amore, potevi avvisarmi, dai. No, perché tu devi sempre salire. Tento di lasciare il mio telefono e tu invece tocchi. Due secondi, dammi. Ma perché? Tu fai quello che... Toh, prendi. Ah no, aspetta. Dai, non ti riconosce. Ok. Allora, cominciamo la preparazione della torta. Rompiamo le quattro uova. Una. Mi raccomando, attenzione quando buttate le uova. Quando le rompete, perché rischiate di far cadere i pezzi dell'uovo dentro la ciotola. E non è una bella sensazione quando ti senti il pezzo come si chiama già sto coso? No, che mi ricordo. Fai finta la pelle dell'uovo, non so neanche come si chiama, Non mi viene sinceramente. in mente. Ragazzi, qualcuno sa come si chiama sto coso? Erguscio, minchia, vedi, erguscio. Rompiamo quattro uova perché non sono piccole, queste qui sono piccoline, quindi lui dice medie, io ne ho tre, quindi vado a sciacquarmi un attimo le mani perché puzza un po' di uova. Io sto per arrivare con la frutta tagliata. Arrivo veloce, veloce. Poi usiamo lo zucchero e lavoriamo con il frullatore. Quindi andiamo a pesare lo zucchero. Non come ha fatto Veronica ieri che ha pesato a merda, ma pesiamo in maniera intelligente. Quindi, innanzitutto, fai schifo. Scusate. Mettiamo qua sulla bilancia. Mi sento in imbarazzo, scusate, non lo faccio mai perché non mi Sì, piace. dice sempre Vabbè, a così. casa mia lo faccio, scusami, amore. E che c'è? Metti a posto. Ancora? Amore. Non capisco cosa vuoi fare. Vabbè. Metti un attimo. Giuro che se mi fa prendere il virus la Amore, ammazzo. non faccio niente, dai. Comunque, prendiamo lo zucchero. Lo zucchero quello buono. E ne dobbiamo mettere 230 grammi. Ma visto che a me piace non troppo dolce, ne metterò invece 200. Così la nostra torta non sarà troppo dolce, ma avrà una consistenza comunque saporita. Ecco qua, 200 grammi. Prepariamo Bravo! il nostro frullatore, che purtroppo Ottimo! non arriva al tavolo, quindi.
Ci sono dei grumi, Spostati, ragazzi, mi spostati raccomando. il tavolo. Quando avete i grumi di zucchero, non incorporateli mai nella ricetta, perché se no rischiano di fare voi i grumi mentre frullate, non viene bene, non si mescolano bene gli ingredienti. Quindi il mio trucco è farlo già adesso, rompere un pochino i grumi in questa maniera. Così che quando andremo adesso a incorporarli verranno sicuramente più facili a farlo. Oh, scusate, ragazzi, c'è una roba in mezzo alle palle. Io avrei bisogno di Veronica che mi avesse tagliato già Arrivo, le mele. faccio veloce, Ma amore. visto che lei è cocciuta come una cosa, mi tocca aspettarla perché. Anzi, no, mi sa che lo faccio io perché sennò qua. Arrivo. Amo. Faccio Ma veloce. non fai veloce. Faccio veloce. Come? Allora, mettiamo qua in coso e iniziamo a montare. E mettiamo anche 90 grammi di olio di semi. Quindi prendiamo un bicchierino. Prendiamo il bicchiere. Pesiamo l'olio di semi. Io uso quello di mais. Preferisco questo qua di mais che lo trovo più leggero rispetto a quello di oliva. Quindi andiamo a pesare 90 grammi. Ma come devo vedere così, amo? Amo, prima di tutto devi spiegarmele. Adesso lo così. Ok. E poi me ne fai a cubettini piccolini. Vedete, ragazzi, mettiamo questi 90 grammi di olio di semi, siamo a 50 grammi. Usiamo questo così almeno invece di usare come ha fatto quella là tutto il latte, con questo con il beccuccio piccolino riusciamo a dosare bene le quantità. Quindi siamo arrivati a 80, 85, 87, 88, 90. Ecco qua. Perfetto. Poi, non so, ragazzi, ditemi le vostre torte, se avete mai fatto anche voi dei dolci. Ovviamente Veronica mi toglie la chat, io non vedo una sega, quindi Amore, la chat complimenti. ce l'hai tutte, sono la Sì. chat, E ce l'hai lì? non la voglio. No, non c'è qua, mi Sì che dispiace. c'è, il No. tablet. Ma io non voglio guardare il tablet. Come faccio a vedere il tablet? Dimmi te questa. Ah, questa vecchia. Allora, abbiamo quindi pronti le uova, lo zucchero, l'olio e poi dobbiamo anche prendere il latte di soia, quindi innanzitutto cominciamo a frullare, quindi prendiamo il nostro frullino che è incastrato bene, perfetto, molto bene. Ma un po' allungato, sono tutte le quali nelle Sì, messo. sì, sì. Allora, cominciamo a versare. Questa è Veronica che fa cadere le mele, cioè, raga, io non so più che dirvi. Mettiamo lo zucchero. Così. E cominciamo a frullare. Quindi, uno, due. Ovviamente andiamo in questa maniera. Hai capito, ma non mi accorgo che era troppo forte il tono. Poi, mentre frulliamo, aggiungiamo anche l'olio.
Ma che mi prendi 200 grammi? No, io ho il latte di soia. Ok, questo. Latte di soia 200 grammi, c'è scritto. No, ma no, ovviamente no, lì, dai. Questo. Ma ovviamente dentro sono 2 grammi, no? Ce l'hai davanti. Ma qua! Quanto? 200 grammi. 200, non mi ricordo. Guarda la ricetta. Ma dove sei arrivato? Ho fatto aggiunto l'olio di semi. All'olio di mais per usare vedete poi il latte di soia mescolato sensazionale le frutta per evitare di schizzare tutto fuori. Vai. Aspetta. Amo. Amo, mi spegni, le sono preso tutto. Vai, Versa. Cosa stai prendendo? Ti prego, Versa. Ma se non versi io non posso. Ah, no! Ma devi prendere qua! Un attimo! Un po' alla volta la farina, la vanillina, e il lievito precedentemente setacciati. Ok. Voglio dipende di tirare. Sì. Rimetterli. Però per setacciando. Setacciando. Allora, facciamo così. Allora, ragazzi, qua abbiamo mescolato. Facciamo la mela. Torniamo qua. Eccomi qua. Abbiamo fatto il nostro la crema in cui adesso poi andremo a setacciare la farina. La vanillina e dietro. Sì. Quindi prendiamo, amici, questo piatto e anche la spatola. Ecco qua la spatola, amici. Allora, incorporiamo la farina e il lievito. Quindi mettiamo innanzitutto il lievito, che sono i nostri 16 grammi. Ecco qua. Questa è una bustina intera, quindi possiamo usarla tutta. Ecco qui. Qualcuno ci ha fatto l'iscrizione? Non ho capito. Non lo so, soldi. Ah no, ok. Allora, mettiamo qua. 20, quindi? Sì, amore. Grandi o piccoli? Ma fai i medi. Fa vedere. Sì. Taglio così e poi taglio a metà. Sì, ok. Perfetto. Allora, qua setacciamo, amici, il lievito. Ovviamente se è un po' grumoso, come in questo caso, lo schiacciamo. Così. In questa maniera riusciamo, appunto, a setacciarlo per bene. Usate... Se in questo caso come me la spato, così almeno riuscite a schiacciarlo per bene. Ecco qua, bello setacciato. Poi prendiamo la farina. Mi serve la forbice. E apriamo la farina. Il mio consiglio...
In questo caso, visto che la quantità di farina è tanta, è quella di usare il cucchiaio, così ce l'andremo a misurare tranquillamente. Quindi mettiamo, avviciniamo intanto tutto il piatto, perché sappiamo che la farina è bastarda e quindi rischiamo di sporcarci tutto. Allora, tagliamo, mi raccomando, la bilancia e mettiamo la farina. Uno, due, 3, 4 e 5. Io vi consiglio di cominciare sempre con 5 mestoli, per così almeno abbiamo una dose abbastanza corretta. Infatti sono già 13 grammi, vedi. Ta-ta-ta. C'è un po' di polvere, ma detta. C'è un po' di polvere. Va bene così, io ti devo togliere ancora un po' di più. Ancora di più. Ah, di più? Sì, ancora più piccoli. Ah, più piccolo. Allora. Qui siamo arrivati a 120, ragazzi. Con 5 mestoli, abbastanza come avete visto, corposi. Siamo arrivati a 5 a 120 grammi. Quindi stavolta ne mettiamo un po' di più. Ne mettiamo 6 o 7, così almeno siamo sicuri di arrivare a 300. 300. 1. 2, 3, 4 e 5. Continuiamo ovviamente a mettere a setacciare la farina. Setacciando la farina, nel caso non lo sapeste, in questo modo scomponiamo la farina che è agrumata, in modo tale che quando andiamo a metterla nel composto non farà i grumi, perché se fa i grumi non è bello mangiarseli poi quando cuoce la torta, e a volte, anzi, a volte non cuoce neanche bene la torta. Quindi vi consiglio, sì, vi impolvero tutti, ragazzi, vi impolvero come non mai, e quindi si creano i grumi, che non è bello da mangiare quando sono appunto grumosi. Quindi ragazzi, siamo arrivati quasi a 300. Arrivati a 250 grammi di farina. Ricordate che abbiamo messo anche il lievito di dolci. Quindi siamo arrivati a 256. Quindi basteranno ancora 1, 2 e 3. Direi che con 3 mestoli ci siamo. Facciamo ancora così. Facciamo ancora così. E ecco qua, ragazzi. Siamo quasi arrivati a 300 grammi, ok. Abbiamo fatto anche un po' di più, quindi togliamo. Ovviamente io per rimettere la farina la metto così, così almeno. Ecco qua. La schiacciamo. Ecco qua. Così la rimettiamo via. Ecco qua. Perfetto, amici, perfetto. Poi, visto che a me piace il cioccolato, sono un grande amante del cioccolato, ci mettiamo anche un po' di cioccolato amaro. Se riusciamo ad aprire ovviamente la confezione. No, no, ce l'ho fatto, ce l'ho fatto. Facciamo così. Guardate qua che bel cioccolato che mi ha sporcato tutta la tovaglia. Ne mettiamo. Così dovrebbe andare bene. Voilà. Un po' di cioccolato amaro è sempre ben gradito. Paura. Esatto. Poi, io amici, per la vaniglia uso la vaniglia, quella gel. Qui ne metterò uno spruzzo. Così. E adesso vado via un secondo sopra che devo accendere il forno. A tutti ti vedono. Va bene?
Sì, decisamente. Mettiamo 200 grammi. Raga, scusatemi se non rispondiamo subito ai messaggi, ma... Poi. Spediscimi la torta, dice! Volentieri, volentieri. Amore, ma questo posso utilizzarlo? Sono Sì, forte, tanto. pronti. Sì. Cos'è il motore già nel... Ci servono le Tra poco. Allora, ragazzi, come dice la ricetta, cominciamo a versare così. Mi raccomando, ragazzi, non versate tutto subito, perché altrimenti smontate il preparato. E ovviamente dovete incorporare dal basso verso l'alto, così. Ok? In questa maniera. Sì. Capito, ragazzi? In questa maniera, dal basso verso l'alto, così non smontate la crema e potete continuare a... Ora però ti devi far vedere, non si sta facendo Ha vedere. visto? Sì, mi sto facendo vedere, mi sto facendo vedere. Ragazzi, confermate che mi sto facendo vedere, no? Perché sennò poi Veronica tutta la sera andrà avanti dicendo... No, non puoi, non ci posso. Ecco. Ora abbiamo un po' amalgamato, aggiungiamo altra farina. Così. Il bro c'ha il braccio venato. Ve l'avevi capito. Sì che c'ho il braccio venato. Con chi devi parlare? I broschi c'hanno sempre il braccio venato. Non lo so, adesso vedo. Ma le fusse muoio, dove me le hai messe? No, mi servono ancora. Vabbè, sciacquo un attimo, poi ridammele. Vabbè, non importa. Come vedete, ragazzi, dovete amalgamare tutti gli ingredienti. Così. Voilà. E adesso continuiamo. 1, 2. Ecco qua che pian piano, come potete vedere, pian piano inizia a diventare un po' più corposo. Non deve essere denso, ma deve essere, scusatemi, deve essere denso, ma non troppo liquido, perché sennò poi non cuoce, capito? Quindi continuate dal basso verso l'alto, dal basso verso l'alto. In questa maniera. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. A questo punto versate l'impasto. Ok. 1 e 2. 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 Vedete ragazzi, pian piano l'impasto si sta diventando, vedete che è un pochino più denso. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Ovviamente ragazzi, do anche lezioni private. Veronica, cosa sta a mangiare? Non lo so. Che sai mangiare? Gallette, ragazzi, Veronica mangia le gallette. Uno. E due. Comunque oggi, ragazzi, nel caso non lo sapesse, siamo andati ad Avigliana a vedere i laghi. Non ne sono stati male. Abbiamo visto le oche. Il problema, peccato, è che avendo piovuto,
c'è stato il fatto che la passerella è rimasta allagata e qui non siamo potuti andare oltre. È stato un po' questo la tristezza. Adesso, amore, prendi la carta da forno e la tagli e me la metti qua dentro. Guarda. Sai come fare? Prendi la carta da forno, la stendi di sopra e la chiudi. Vediamo se ce la fa Veronica. Uno. Intanto noi continuiamo. Che non si deve mai fermare. Perché se si ferma poi è un casino, ragazzi. Riprende. Perché poi si smonta la crema e non va bene. Uno e due. Uno e due. Uno e due. Uno. Sì. Chiudi. La base può essere un po' intorno. Ah, c'è tutto. E poi tagli intorno. Uno e due. Uno e due. Ok. Ci siamo quasi, ragazzi. Adesso tra poco potremo infornare. Appena Veronica arriva. Uno. Vieniamo, buttami intanto le cose di mela, va? Ok, ragazzi, le mele. E le mettiamo nell'impasto. Quindi così. Qualcuno è caduto per terra, ma si mangia lo stesso. Tanto i batteri, che se ne frega. Devo metterti un po' di olio sulla teglia? C'è qua l'olio. E te lo devo mettere quello da pulsare? Sì, ma è qua. Ok ragazzi, continuate. Mentre quando avete le ragazze o il ragazzo, sfruttate che mentre lui dice vi metto questo, poi continuate a mescolare. Così non perdete mai il ritmo. E questa volta abbiamo messo lo zucchero, non come qualcuno che ieri sera si è dimenticato lo zucchero, capite? Non c'è il coso spray questo sulla teglia? Ma Sì. Lo faccio io! spruzzi e poi con la mano pungi tutto intorno. Ci serve ancora? Vabbè, Continuiamo a mescolare, mescolare dal basso verso l'alto, dal basso verso l'alto, mi raccomando, dal basso verso l'alto, capito? Perché sini nucus, che poi non vi bini, come disse nonna mia, cucinate bini, no, non cucinate fare bini. il vegliaio, non sai fare! Io parlo tanto voi, perché adesso inizio a parlare pure tedesco. Così, ma che stai a dire? Così, adesso inizio a parlare pure tedesco. Dobbiamo, forza, portami la roba! Ya, dai, portami quella teglia che devo mettere in pasto! Muoviti, ya, forza! Forza, portare qua torta, che devo impastare torta! Io impastare torta! Basta! Ya! Come sta? Tutto bello? Tutto questo bello posto? In totale tota! Yo! Ah, scusa, mamma, mademoiselle. Tu puoi Ti sei vedermi? detto? Sì! Yo, forza, andiamo a fare tota! Che devo impastare tota! Tu dai tota! Tota tedesca! Yamme belle! Yamme belle tota! No. Poi, ragazzi, una volta fatta l'impasto, dovete versare. Dov'è la tortiera, donna? Mamma, non dire così che tu non parli così, Ma, smettila. amore, l'hai messo anche sui bordi. No. Ti ho detto di spalmare Ah, ma tu sui bordi. non ho capito sui bordi, Ti ho detto impasta così, che cacchio vuol dire?
che beat, beat, yam e bella, muovete, già, muovete po' questo. Ma ti muovi, Cribbio? Che io mi... ti spruzzo, altro che... Sì, ya, yeah, spruzzami tutto! Yam e bella, forza! Impastare, tota! Adesso parla un po' russo. No, adesso non impastare, tota. Puoi venire qua e mettere in forno. 200 gradi. Puoi infornare tota e poi bere un po' di vodka. Vodka buona, vodka buona. Tu avere mezzo, tortiera su cioccolaten, cosa avere paten. E se volete adesso io parlo pure un po' di spagnolo. Uè, chica, che che passa? Tu vuoi passa? Uè, uì. Che passa, chica? Tu volere giocare con me dopo? Sì, chica. Ok ragazzi, comunque versate tutto l'impasto. Allora, qua. Voi avete mai pensato a tipo il doppiaggio italiano e il doppiaggio cinese, no? Giapponese. Quindi se noi in questo momento parlassimo in italiano ma con, come si può dire, con l'accento giapponese o con l'intonazione. Yeah. Oh mio Dio! Ok. Konnichiwa! Vai con la torta! Ya, torta bella! Wow, torta di... No. Benvenuti mia cucina! Ora noi studiamo tutto quanto! Sì, ya! Yeah. Ma perché io... il mio... Non lo so! Non ho idea! Cosa? Perché censura il giapponese? Zanner dice tedesco, russo, napoletano, spagnolo, poi? Konnichiwa, come tutto? Ti godi tutta, cioccolate, otata, tu! Ed dice Lady Erfege Pong Angato Sans Wars Wii. Ya, adesso dai, fa tutta! Gente! Buona! Altro che questa qua che hai fatto. No! Hai sporcato il tappeto, vero? No. Sì. No. Sì. No. Sì, guarda, guarda che va. Guardate che va. Adesso in forno a 200 gradi per un'ora e possiamo preparare, che ancora adesso può giocare. Mi sono mezz'ora e la torta è stata fatta. Signori, dove è sporcato? Pulito. Qua per terra? Io sapevo che questa aveva sporcato per terra. In mia casa! Yeah. Adesso... Sì, vero. Non solo mi ha sporcato il mouse da 100 euro, adesso mi sporca il tappeto. Mi sporca il tappeto, le lenzuola, mangiando ovviamente, la cucina, il cesto, mi spacca la figure da altri 200 euro, mi spacca la figure sopra da 300 euro, mi spacca quasi, minchia amore, però c'è la bilancia, guarda dove metti i piedi. Cioè, è più importante quello? Le ciabatte. Guarda dove sto mettendo i piedi, per favore, perché c'hai questo, eh. E poi fai il cardino. Ecco. Cipolla mandorlata. E quindi possiamo... No! Che stai facendo, donna? Che dobbiamo fare? Dobbiamo sistemare? Devo salutare. Ciao! Aspetta, non sto togliendo. Ah, ok. E comunque, raga, cioè, non voglio dire, ma... Ho fatto un buon lavoro. È venuto bene, veramente. Non cucinavo da...
guardati internet perché c'è skill 180 gradi. Possiamo togliere tutto? Sì. Ok, perfetto. Io mettere tutta la vela! Una volta che avete infornato, amici telespettatori. Donna! Uomo arrivato Martino! Raga, chi ha visto, alzi un attimo la mano, ferma tutti. Chi ha mai visto Evangelion The Bridge, quello siamo doppiato da... Siamo completamente neri. Ah. Dicevo, chi è che ha visto di voi Eva Bridge, l'anime di... ok, Alessio l'ha visto, perfetto. Quindi se tu sai che cosa sto per, tu sai cosa sto per dire, vero Ale? La battuta che fa il padre di... Mamma, dove sono le... Eh? Dov'è il... Ah, ecco. Vabbè. Di papà di Shinji? Sai già cosa sta per, cosa sto per dire? Eh? Ikari, sai cosa sto per dire a Veronica come Ikari disse al figlio Shinji? Come che Shinji? Shinji! Il protagonista di Evangelion. Amore, Andrew non segue il mondo. Ah, ok, scusa. Vabbè, comunque adesso lui sa la battuta, quindi la dirò perché tanto lui la riconosce. Amo! Donna! Vai, fammi un panino! Vai in cucina a farmi un panino! Ti amo. Io no. Sì, evviva! Evviva! Vediamo 3000! Brutto. Ok, ragazzi. Adesso, ragazzi, preparati che giochiamo a Brawlhalla! Ok, comunque, a parte gli scherzi... Evato, vai col panino! Questo passava a sciacquarlo. Prendete il panino qui! Vado a... Niente, ragazzi, vado a sparecchiare, che tanto adesso è il momento che io mi faccio da mangiare, quindi ci vediamo più tardi. Buona serata! Che e tra la un'ora la torta sarà pronta e la mangeremo insieme in live. Quindi vi aspetto a casa mia. Avete 2 ore di tempo per arrivare, perché sennò poi me la tocca mangiare solo con Veronica e non voglio, perché lei poi mangia troppo e poi sta male. Quindi vi aspetto da me. Sì, un applauso. Ah, capito, un appuntamento a me. Sì, quando volete facciamo gli appuntamenti insieme. Sì, 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 scusa, scusa. Sì. Sei divertito? Sì. Mi sa che faremo una lunga, lunga rubrica, ragazzi. Lunga, lunga rubrica di cucina. Dove vai? Hai chiuso il microfono? Ok. Passiamo qua. Amore, fai questo perché sei più pratico. Sì. Mi faccio danno. Arrivo, raga, tempo di sparecchiare e arriviamo subito da voi. Cioè, arrivo. Quindi, raga, preparatevi perché se ci avete giocato e volete sfidarmi, tra poco giocheremo a Brawlhalla. Lo trovate in tutti, su tutte le piattaforme, telefono, Xbox 360, PlayStation, Steam. Fino nel cesso delle metropolitane. Anche. Minchia, ci vediamo con caffè. Aspetta, non abbiamo detto c'è un sì, quello che ho detto. Va bene, ci sto. Cosa vuoi di più da? Questa è una iperattiva e non trova. Sì, e ci mi tocca fare le coccoline per farti. Vero? Sì. Sì, le coccoline, per cocogna. No, su Steam, devi essere collegato a Steam, ma fai che scaricartelo da telefono. Fai prima, vai su Play Store o App Store e scrivi Brawlhalla. Ehi, battino. Ma le chiena. Ma le chiena? Sì. Ok. Allora, quindi io preparo tutto. Ah. Niente, ai, mi fa malissimo la schiena. Hai visto per caso le cuffie? Non so se...
Guarda se non sono in camera da letto. No, un po' difficile. Perché non lo so. No, ecco. Ho fatto un movimento stranissimo. Adesso? Ti ho fatto venire male la schiena? No, sai il punto dove ho sempre avuto male? Sì. Da quando avevo avuto quella caduta. Guarda l'acqua. La borraccia. E lì? Grazie Andrew per il beat. Allora. Ok. La mia ciabatta. Allora. Vabbè. Sì. In realtà molto easy, dai. Sono un po' pesantini da mandare giù, però non sono male, non sono venuti male. E nei biscotti. L'unico problema è che, vabbè, a parte la mancanza di zucchero, però comunque, raga, c'è un botto di limone. Un botto di limone che mi aiuta a tamponare il fatto che non ci sia lo zucchero. Vabbè, latte, se mangi il latte, puoi dire con la rete. Il problema è che ho messo troppo burro. Burro. Ah, devo cambiare anche qua la descrizione. Vuole, prenditi solo il telefono. Il telefono, ma dov'è? Qua. Non volevo prendere le mani, che ho paura di farlo cadere. No, sto scherzando, sei una bella bambina. Grazie. Welcome to Brawlhalla. Allora. Cogna. Sì. Guarda che ti amo tanto. Mm-hmm. Sì. Anche quando fai le putte. Sì. L'iPad lo usi? Sì. Lo usi? Vai, prenditelo sul telefono. Sento mezz'oretta e tutto mi prendi. Muore! Tu hai contato, io ho fatto. Che tipo di gioco è questo? Se su Steam dovrebbe esserci scritto, sai? Vabbè. Scorreggia. Hai mangiato la pizza di patate? Sì, no, ne ho messo veramente troppo. Me ne sono resa conto solo dopo averlo spalmato tutto. Lasciamo perdere, raga, lasciamo perdere. Fidatevi, lasciamo perdere veramente. Sì, è meglio. Allora. Quindi, raga, qualcuno vuole entrare a giocare? Per caso? Sì, ma di brutto. Cioè, devo ringraziare che appunto non mi... Non si è appunto bruciata. Allora. Ciao Samu. Che gioco è, vero? Picchiaduro. L'abbiamo portato in una serata gioca che ti passa. Questo qua adesso ti faccio vedere. Arrivo, aspettatelo. No. Ok, perfetto. Ok, allora Zanner, cosa tu? Voglio Halloween tutto l'anno, ammettilo, vorresti avere tutto l'anno le live come ieri. Allora. Ah, ma aspetta, vai, voglio vedere se hai capito qual è. Allora. Sì. Ci abbiamo già giocato, mi sembra. Io faccio così, mi faccio una partita. Così vedete.
Ah, ne hanno cambiati, oddio. Chi mettiamo? Dai, metto lui. Vai. Giochiamo tutti insieme, no? Sì. Ah, dai, Zanner, vai. Allora ti aspetto. Allora, l'unica cosa è che ci sono appunto quattro posti, mi sembra. Allora. Voi, raga, iniziate a prepararvi. Chi vuole giocare e poi creo tutto. Opzioni, comandi, impostazioni. E niente, devo per forza fare così prima. Rimane a 10. Sì, su smartphone. Sì. Allora, tu scaricati Braula Lala. Come si chiama? E poi ti spiego. Facciamo insieme passo per passo. Sì, Play Store o App Store. Cioè. L'unica cosa è che se è la prima volta che appunto ce l'hai, devi prima. Brawalala. Parti appunto il tutorial, quindi. Entra, ti fai il tutorial e ti aspettiamo nel mentre giochiamo, però ovviamente così almeno. Modalità offline, personalizzata stanza. Crea stanza. Stanza privata, stanza privata. Dove Amo, che il coso dell'uovo dove? Il coso del. Questo c'è il nuovo hai dove? messo la valigia? La posso io? Ah, ok. Tutto il lavastoviglie, ho già buttato tutto. Ragazzi, quando ci siete ditemelo perché questa qua è il numero della stanza. Caramella, cioccolella, caramella, cioccolella, caramella, cioccolella, caramella, cioccolella. Vai, Samu, entra pure. Mi aspetto. Ok, Zanner è entrato. Allora, se volete, raga, potete entrare. E su Discord si va. Io attivo già Discord, così appunto. Sono già in vocale, chi vuole entrare, adesso vi mando appunto il link di Discord. Così se vi va, commentiamo insieme e ci. Sfidiamo anche a colpi di voce. Subito entrati, ragazzoni. Manca a dirlo, raga. Vi lovo tanto, non potete capire quanto. Allora. Cogna, Chi? guarda. Sta venendo la torta? Guarda. Arrivo, arrivo. Arrivo, raga. Andiamo. Ma ce l'abbiamo lo zucchero a velo! Dopo. Sì! Ma in realtà qualche minutino ti prende. Qualche minutino te lo prende. E vai prima al chess, vai. Allora. Andrew, tu come sei messo con appunto il gioco? Riesci a scaricartelo da telefono? Tu sei un chess, ma dai, non dire così! Che ti devo dire, Ale? Non ci posso fare niente. Allora, visto che appunto giochiamo, scegliete una skin e tenetela per tutta la serata. Così non ci confondiamo. Ok, scusatemi se state parlando qua. Allora. Io non vi sento. Ok. Ah, siete troppo bassi in arrivo. No, ma non dipende da te, mi sa. Aspetta. Anzi, prova ad alzare il volume, vedi? Vedi se.
meglio? Ok, perfetto, molto meglio. Ok, no, perché l'altra volta ce l'avevo troppo alto. Ho spannato le orecchie. No, no. Adesso dovrebbe sentirsi meglio. L'altra volta dovrei con Valorant. No, questo qua dura qualche minuto. Ah, abbiamo lo stesso, quindi. No, chi hai preso tu, Zanner? È Yumiko, quella tipo colpi. E dov'è? Chi è? È quella che tipo c'ha 4 cuore. No, sì, sì, però non capisco dove l'hai presa. Ah, ok, ok. Dai, io prendo lei che mi assomiglia un po'. Cambio. Che fai? Non mi saluti, scemo. Grazie mille. Grazie per il follow. Ma ve li sognate la notte i nomi? Sto male. Grazie per il follow. Dopo questa cosa mi sa che mi unfollowi. Allora, direi... Okay. Grande, fatto bene. Modestamente, poi sottolineiamo il modestamente. Benvenuto in live, comunque. No, no, te lo lascio. In che cosa mi lasci? Il cuore? Amo! Amo! Vieni. Dimmi. Succede? Chi ride per primo chi ride per primo perde. Sto cucinando. Possiamo parlare da 10 minuti a 10 minuti che sto finendo di cucinare. Grazie per il... Sì, va bene. Grazie. Allora, non lo facciamo subito appena Fede si libera. Lo facciamo. Dai, no, non è colpa mia, ci brucia la casa poi, Quindi direi che possiamo aspettare. Allora, facciamo così, visto che Ale sta appunto... Bravo, attendi, attendi. Partiamo, raga. Ok. Randomissimo. Sprint Shadow. Vero, ma hai visto che ci sta tipo la skin di Ezio? Sì, lo so, l'ho vista. Infatti stavo implodendo. Ci sta un botto. È fighissimo. Troppo figa. Ah, ma io cavolo devo collegare... Ah beh, niente raga, devo collegare... No, cacchio, non ho... C'è un problema. Arrivo. Vabbè, nel caso ammazzatemi, non è un problema. Perché ho dimenticato di attivare, di mettere il controller, scusate. Ah, così sono i colpi normali. Sì, sì. L'audio è troppo alto. Mannaggia. Let bro cook. Che vuol dire? Io non lo so cosa vuol dire, non so l'inglese, non mi trovate preparato. Aspettate. Qua sentite qualcosa di strano, è una piena il ciuccio però io. Arrivo, vediamo se... Ok. Ok, ci sono. Ok. Ma perché non va? Ah. Scusate. Comandi. No. Ok. Raga, c'è un problema, non mi va. Come va, ragazzi? Tutto bene, tranne che ho dimenticato le... Ho dimenticato qualcosa e quindi non posso giocare bene. Ok. Mia scopetta, hai visto la mia scopetta? E tu come stai invece? Tutto bene? Ma hai un nome esattamente, giusto per non chiamarti... Che fai, non mi saluti scemo? Io ti devo chiamare Shem? Oh, che cazzo che sta accadendo?
Oh madonna. Poi non mi ha collegato neanche i tassini, zio, fa, ma perché? Cioè mi dice che... Ok, perfetto. Grande che hai vinto, così capisco un attimo come mai. Ho un nome, ma visto... Tu hai l'audio troppo alto? Via... Vai, menali. Ho un nome, ma visto che questa sera mi sento misterioso, non lo dirò. Comunque tutto bene. Sono sul mio trono. Ah, e chi ci fai sul tuo trono esattamente questa sera? Dai, raccontaci il tuo cosa fai sul tuo trono. Grazie Andrew per i beat. Ma... C'è un clone. Amore, ma stai giocando? Eh? Stai giocando? Cosa? Ma qualcuno ha usato il tuo nome! Ti hanno rubato il nome! Bastardo. Chi è che si... chi è che... ha osato usare il nome del mio ragazzo? C'è il Sir Fef. Ma sono io! Ma... Ah, raga, ho dimenticato... Cacchio, è vero. E niente, sto usando quello di Fede. Grazie che mi stavi difendendo. Niente, raga, scusate. Ah, non capisco... Perché non va? Aspettate. Raga, un attimo solo. Esco un attimo e metto il mio, scusatemi. Perché appunto... Se no non mi metti i punti. Così con la scusa vediamo un attimo quanto ci mette Ale. Quanto ci metti Ale, nel caso? Oh! Sì. Mi sono dimenticata. Che appunto... Cosa? Non ho capito cosa. No, stavo vedendo le skin. Ah, ok. C'è anche tipo di quello di Fantastic Four. La roccia umana. Mm-hmm. Bellissimo. C'è pure Jake. Cerco di scorreggermi in testa e arrivo. Ah! Ma che sta succedendo? Niente, sono io che sono rincoglionita. C'è detto proprio palesemente. Dopo, raga, torta alle mele con il cioccolato e un bel caffettino. Vado a fare la cacchina, nel caso, mi sa. Di sto passo, cacchina, go go. Oh, Ale! Buonasera, buonasera. Stai morendo? Perché ti stai correggiando in testa? Mi senti, mo? Ok, sì, ti sento, scusami. Dai. Se Saldi mi dice gioca da subito. Vai, vai. Mi sa che mi faccio giocare subito. Vai. Il cazzo de cose, ma hai fatto il tutorial? No, ma mi sa che non me lo fa. Strano, però vabbè, tu fai... Gioca da subito. Vai, vai, gioca da subito. Vai, vai, fallo, tu fai. Tu segui quello che ti dice. Ok, raga, sono dentro. Adesso vi... Spero mi si collega appunto il controller, si colleghi, perché sennò io schiero male. Ok. Vabbè, c'è un problema. Cosa? Che cosa è successo? Ma però non è le impostazioni, magari ci collega solo quello. No, che ho scaricato il logout i tasti PlayStation, però non me l'ha messo. Strano però. Non guarda, in questo, su questa cosa mi trovo abbastanza impreparata, non saprei come aiutarti sinceramente. Sono sincera. Allora raga, adesso ti faccio personalizza stanza privata e la stanza che appunto, oh scusatemi, è questa qua. 730842. Io non dico parolacce. O mi chiamo la polizia. Da solo? Da solo chiami la polizia? Ah, vero? Ma senti? Sì, sì, perché non... Sì, ti ho risposto.
Ma mi sentivi pure prima perché non so se applicazioni No, allora sì. rilasciano. A un certo punto io mi sono tolta le Come senti? cuffie. Sì. Sentirti ti sento, sì. Comunque ti sto dicendo, mi sono tolta le cuffie e quindi non ti sentivo. Perché appunto mi sono tolta le cuffie. Ah, come sei messo? Che se no non andiamo avanti con la partita. Come si è messo, Ale? No, il problema sai qual è, vero? Qual è? Che se giochi non puoi. Che brava, non mi sentivi. Io mentre stavo usando l'applicazione del gioco, non mi sentivi. Vediamo se. Quindi è un verdi dal culo. Che Allora. Vabbè, microfono. non succede niente. Finisci la partita e ti rimetti su Discord. Vai Vabbè, sereno. però non si sentivo. Però strano. Cioè, proprio non riesci a sentirmi. Lo so. No, no, io ti sento. Però Io non ti puoi sento, parlare. però. Però non Ma hai mi le senti. cuffie? Sto che okay, cuffie, sì. Ma eri in game quando stai parlando? Sì. Da un game su applicazione, solo che tu non mi sentivi, però io ti sentivo a te. Dai, proviamo di nuovo. Così. Raga, vi aggiungo agli amici. Ok. Voilà. Ah, ma sei Ale, sei dentro e stai aspettando di entrare oppure. Non ho capito. Che sei, ti aspettiamo. Ecco, Ok. non dovevo cliccare su qual... che è stanza Vai su. personalizzata. Sì, stanza personalizzata. Poi vai Poi su non la prima cosa, la seconda. E devi mettere il codice. Il codice è quello che c'è sopra. Qua. il codice dove sta? 730842. 7 3 0 8 4 2. Scrivo il chat così. Come sei messo, Samu? Perfetto. Ok. Ok. Dai. Io direi di fare tipo torneo, no? Siamo in quattro. E boh, direi che possiamo fare tipo chi vince passa al round successivo. L'unica cosa è che appunto, se essendo che sto dirigendo la live, se dovessi perdere entro comunque, però non mi dovete toccare perché vi dovete ammazzare tra di voi praticamente, ok? Quindi. Offline, che mi... Che è successo? Hai bisogno, Ale? Cioè, era tipo se stavo offline nel gioco, perché senza Google Play non può andare avanti. Vabbè, mo ci provo. Vai. Oddio, scusate. Che rosicata che non mi puoi sentire. Però mi fa strano che non ti posso sentire. Mi fa veramente strano. Fa veramente strano. Ci deve essere un modo. Vediamo. Impostazioni. Chiare play, linguaggio, visibilità chat, visualizzazione schermo intero, finestra schermo intero. Ok. Non ho capito se sta facendo fare il tutorial. No, il modo in teoria ci starebbe. Cioè, nel senso, dovrei mettere il microfono a parte su sul... e dovrei usare Discord da PC, però il microfono non ce l'ho, quella verso. Vedi tu cosa riesci a fare. Vedi tu cosa riesci a fare. Sul browser non si può giocare, vero? Ci Dal sta. browser. Sai che non lo so perché è un'applicazione che forse devi scaricare. Vediamo. Quindi per forza su Android.
Tu non hai il PC, scusa. Sì, da PC. E hai Steam? Steam, sì, c'ho account, ma è gratis, Sì, non devo pagare. free to play. Ah no, là è gratis, aspetta. Lo sto portando perché appunto è gratis, cioè nel senso non... A maggior Ma quasi ragione. l'applicazione su Android No, è no, lo gratis, dovrebbe puoi scaricare da tutte le parti, è gratuito. Ovviamente è gratis, ma se vuoi comprarti qualcosa devi pagare, tipo se vedi tutte queste skin. Io sto implodendo perché c'è tipo Rayman e poi non so chi altro, essere. Sì, vabbè, forse certo, e poi anche per loro Ezio. fanno pagare. Sì, tipo ti fanno pagare molte cose. Fai tipo un Ah, po' vabbè, come... oh. Vai. Vai. Quanto ci metti? Se no... Giochi. No, è possibile che mi dici play now subito. Sto sul sito.com del Vai, gioco. tu prova. Allora, ah, aspetta, desktop Steam, ecco qua. Mamma mia. Arriviamo, Effettuata access. eh. Veterano di Asgard 3. Ma l'hai aggiunto tu, Zanner? Veterano di Asgard 3. Ah, può essere sì. Ma da quanto è che ci giochi? Parecchio. Però ci giochi da quanto? Da quando è che l'hai scaricato? 2 anni fa. Ah, minchia. Sì, però, cioè, raramente ci giocavo. Vabbè, dai, perfetto, almeno così mo ci rigiochi. Voglio capire solo che cosa sta combinando Ale. Sto cercando di entrare su Steam che mi ricordo manco il cazzo d'account. Guarda, facciamo così. Tanto le partite durano poco. Mentre tu cerchi Vabbè, di sì, dai. capire... Facciamo così, vabbè. Sì, vai, vai. Vai. Così almeno continuiamo. Ma se io non ho C'è l'account, pure. non mi faccio nulla. Ma no, allora, se stai da telefono... Ok? Tu piuttosto stai da PC con Discord e dal telefono con il gioco. Ok? Voglio vedere se... Così puoi parlare. Sì, così puoi parlare, non hai lo stesso problema di Ale. Raga, facciamo così, eh? Se... Con chi sto giocando, intendo. Se uno di voi vince, andiamo appunto in finale. Se no, se andate, vincete voi, andate voi due, io però vi guardo e basta. Oh, cazzo. Cazzo. No! No! Sono morta malissimo. Madonna, raga, sto impazzendo, non riesco a... Saltate troppo! Se... Se... Godo! Tu giochi ancora a Minecraft, Zanner? Perfetto, là, perché... Hai presente Marider? Il ragazzo con cui ho fatto le collaborazioni su con Gioca che ti passa. Che è stato ospite qua in live da me per varie puntate. Ok, ti spiego se sei interessato perché lui vorrebbe appunto fare una collaborazione con Minecraft, cioè nel senso fare una collaborazione con me, con qualcuno di voi che ci gioca per fare delle cose su Minecraft. Quindi se ti interessa e organizziamo qualcosa, fammi sapere così poi glielo dico. Ok, perfetto. Perché appunto mi ha chiesto ai due ragazzi chi è che gioca a Minecraft. Io ho detto solo ho fatto il tuo nome perché tutti gli altri non hanno mai mostrato interesse per Minecraft. Quindi.
dovesse capitare, ne terrò conto. Come sei messo, Al, alla fine? Oh, cazzo. Pericchio di Bruxelles. Ti ricordi che avevamo fatto pure, mi pare, un video su YouTube? Sì, io e te cioè, eravamo in live insieme e appunto avevo chiesto se potevo mettere il tuo nome per parlare di... No, per quella puntata lì dove appunto abbiamo importunato i villaggi. Sono morta. Sì. Ma tanto se non ho avuto molte idee in realtà con Minecraft, quindi... Ho lasciato perdere. Però non mi è dispiaciuto, dai. Cosa hai preso? Ah, ok. No, ma dai, io cado da sola, ma come si fa? Perché non piglia spada? Ah, perché? Vediamo. Oh, cacchio. Wow, come mi tiro i calci, guarda quei calcioni. Oh, sì, godo. Godo. Madonna! Volta. Come, come? Con più calma. Guardalo, guardalo, guardalo! Sembra un uccello, zio Fausto. Che è successo? No, va a tagliare zio Paolo. Ah, zio Fausto. Mamma mia, che combo ti ho fatto qua. Hai visto? Madonna. Hai fatto No, il infatti sto culetto. a cercare di via sia la password che Vabbè, tu fai con calma. l'account di Steam. Andrew, come sei Infatti domani. messo? Sì, ma tanto qua la live non la finisco finché appunto non facciamo l'assaggio della torta. No, no, amore, non volevo metterti fretta. Volevo dire che non finiamo la live finché non facciamo l'assaggio della torta. Ma io, raga, sono caduta. Ma rosica sta cosa che non ho capito perché, cioè, si sente cazzo. Secondo me dovresti provare a mettere qualche impostazione da Discord che ti permette di poter giocare mentre stai su Discord. Ma su quello da sull'app da Android però. Non saprei dirti, penso di sì. Boh, non... Io adesso sono abituata a giocare da PC, quindi non saprei proprio dirti. Allora mo c'è sto. Che calci, raga. Oh cavolo, no, raga, sono morto. Boh, andate in finale voi. Abbiamo tutte e due una vita. Andrew sta bevendo la camomilla. L'ottomatica, Andrea se sta beva la camomilla. 7,90, 33, fissi a Bari da 1,50 euro. Che stiamo giocando all'otto? Niente, io ho perso, quindi andate in finale voi due. Samu e Zanner. Eccoli qua all'attacco, Zanner lo colpisce col suo arco magico, Samu rimonta, stava per cadere ma è riuscito a scappare. Eccoli qua insieme appassionatamente che si stanno attaccando uno contro l'altro e chi vincerà questo scontro non si sa, Samu stava per cadere quindi poteva... Grazie per i bit, grazie Andrew per i bit. Che cosa accadrà? Ha vinto no, ha vinto Samu! The winner is Samu! Ok, perfetto. Quindi adesso in finale andranno Zanner e Samu. Io ovviamente niente. Grazie ancora per gli uppini. Oddio. Fate pure la vostra scelta. Io sono qui che aspetto. Scegliete sempre la vostra skin, la stessa. Grazie ancora per tutti questi uppini. Grazie mille. La gara della di chi ride per ulti, di chi ride per primo la facciamo appunto appena Fede si libera. Lo faccio mangiare perché sennò poraccio non mangia più. Quindi dopo lo facciamo. Grazie a te, Andrew. Ah, niente, raga, scusate, mi devo mettere ok. Ok, sceglietevi la mappa. Fate voi, raga. Io random. A randomissimo. Ed eccoci qua, allo scontro finale tra Zanner, Fox e Samu il gattino. Chi
Chi vincerà secondo voi questa battaglia all'ultimo sangue? Io mi devo levare. Non mi colpite, raga. Anzi, facciamo così. Almeno muoio. Eccoli qua. Zanner che lancia la sua. Non so cosa lancia. Eccoli qua. Guarda, guarda. Zanner, Samu. Zanner che parte in quarta. Samu che tira pugni. Vanno sugli alberi felici e appassionatamente. Vabbè, riesco più a parlare. Scappa Samu, salta Samu. Zanner prende l'arco, lo fa volare come se non ci fosse un domani. Si attaccano, destra, sinistra. Zanner fa scattino felino. Samu continua a scappare. Imperterrito cade. No, non cade, scherzavo. Stava per cadere Zanner. Ok, c'è stato un attimo di stop. Continuano a saltare. Samu lo colpisce, gancio destro. Poi arriva Zanner con la sua Gara trottoletta. di cronaca di Ah, abbiamo poi ancora uno scatto felino di Zanner che continua a fare la trottoletta. Samu cerca di capire cosa fare contro Zanner per evitare di perdere perché vuole arrivare alla vittoria, vuole tenere la corona. Abbiamo Zanner che ha 3, ma no, Samu che ha 3, ma è rosso, quindi potrebbe, ecco, Mamma mia, arrivare. che azione. Eccolo qui con la sua onda super super energetica, sconfigge Samu. Mamma mia. Kame Kame A, Kame Kame Am. Ok, allora, Cacarella caramella. cacarella caramella. Zanner decide di togliersi, di sfanculare la sua ascia, prende l'arco Cacarella. perché è molto più comodo e molto più leggero, lo inizia a prendere a calci in culo, ma non ce la fa, quindi ci ritenta. Samu lo fa rincoglionire, va avanti e indietro, su e giù con la sua ascia da morte. Lo fa rimbambire. Pare Mewtwo. Sì, hai visto? Questo è il super attacco di Samu, far rincoglionire i suoi avversari. In questo modo perderanno i sensi e lui li potrà accoppare potentemente. Ok, Cacarella quindi. bestemmia. Quindi Zanner continua a colpirlo, ma non ci riesce. Quindi sta pensando a una tattica per fotterlo potentemente. Forse ci riuscirà, chi lo sa, raga. Secondo voi, fateci sapere qua nei commenti. Chi arriverà alla prima. Arthur The Goat TV, buonasera. Allora, un gioco sul browser Google che possiamo giocare tutti insieme, quale può Ma capito, essere? capito. Allora, L'hanno fatto qualcosa. sì, ci sono, raga, però solo volevo, cioè, volevo fare questo, volevo giocare a questo, visto che appunto la serata è dedicata a questo gioco qua, e Crolla. piuttosto dopo, a fine live. Mangiamo la torta, facciamo la cosa di appunto di Confede, che chi ride per un ultimo Questa la vince. mangi te però. Sì, la mangiamo insieme, dai. Mangiamo la torta e poi Ciao, finisci. facciamo come ultimo gioco quello lì, Se no Wufu. mi arrivo a mezzanotte. Wufu, come si chiama? Quel gioco lì. Dai, Che è siciliano. Cufu. dai. Ah, ok, perdonami per sapere. Ce ne sono tanti, Tombola, Smash Cars, Forza Ma giocavo 4-1. a Ce ne sono tantissimi, eh. Gartic Cool. Gartic Culo, se vuoi. Gartic Cioè, Phone. dai, Ce ne sono ripeto. tantissimi, Andrew, guarda. Poi se vuoi ti mando la lista di tutti questi giochi qua che ho trovato, che appunto sono quelli che porto di solito in live quando porto giochi di pasta. Ok ragazzi, qui ci ritroviamo in una situazione molto caliente. Abbiamo Zanner che sta rimontando e Samu che sta per essere accoppato definitivamente. Quindi vi ricordo di commentare qui sotto in live per dire appunto la vostra e chi secondo voi vincerà e arriverà la corona di questa serata. Ok, abbiamo Zanner che praticamente prende Samu come freccia per il suo arco e lo continua a buttare a destra e a sinistra. Samu mi sa che sta perdendo colpi. Prima scatto felino e adesso scatto accoppato. Gattino accoppato. Perfetto, il vincitore di questa serata è Zanner Fox It. Quindi ragazzi, vi invito a partecipare se volete partecipare perché continua il torneo. Ok. Fatto fare male alla corona. Ha rimontato. Ok, comincia di nuovo il torneo. Siamo io, Zanner e Samu. Cambio oppure sempre lo stesso? Dai, cambiamo skin, tanto non siamo in. Vai, cambiamo skin. Cambiate pure skin. Allora, bro, non li avacio. Allora, scusa. Adesso.
Sono io che sono uscita, scusa. No, prendo. O sto cominciando a odiare sto gioco. Ma come mai? Solo per installazione. Mannaggia, non avevo pensato di questo problema. Andrew, come sei messo invece tu? Cioè, ci stai riuscendo o ci hai rinunciato pure tu? No, io allora mo mi ha fatto scaricare l'app di coso di Steam. E mo mo sta a far scaricare. 197. Ah no, ok. Comunque ti deve chiedere per forza il tutorial se non hai mai giocato, perché tipo a me l'ha chiesto. Ma sì, ma tanto ti prende qualche minuto. Ok, cominciamo. Quali frecce? Ah, porca Eva. Eccolo, mi raccomando le parole. Oh madonna. Donna santa. Che ha trovato, raga? Ma che gli avete preso? Ma chissà cosa sta accadendo esattamente? Oh cazzo. Oh, no! Che palle! Niente, ho perso di nuovo. Ok, ci ritroviamo di nuovo qui. Lady Vero ha perso e ha vinto. Di nuovo Zanner. Ha vinto di nuovo Zanner. Quindi in finale vanno di nuovo Zanner. E siamo... Fighissimo questo personaggio. Bello, bello. Vai. Vai, vai. Ok. Vai, vai. Com'è? Che bella, raga. Quanto manca, amore? Vai. Io muoio. M'ammazzo. Quindi giocate tranquilli. Inizia lo scontro fra Zanner e Samu. Allora, Samu con le sue pistoline decide di affrontare il mitico Zanner, che con i suoi guantoni probabilmente farà il culo a Samu. Ma Samu sta cercando di capire come sconfiggerlo, appunto. Sta pensando a una tattica super super forte per farlo fuori. Vediamo se riuscirà a rimontare, a prendersi la corona rubata da Zanner. Ok, eccoli qua. Entrambi stanno ragionando, stanno cercando di capire come poter sconfiggere il proprio avversario. Eccoli qua. Penso che la cifra Halloween. Cosa? Cos'è, Ale? Non ho capito, scusa. Che? Non ho capito cosa hai detto tu. Ho capito Halloween e poi? No, questo è succo, è la cifra Halloween. Sì, 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 sì. Raga, la live di ieri, madonna. Bellissima. A me è piaciuta un botto, è stato un... non lo so. I biscotti dei cartoncini sono bellissimi. Dai, ci ho provato. Che biscotti... vai in dolce senza lo zucchero. E vabbè, dai, ricetta per chi non può mangiare le cose zuccherate. Un dolce senza zucchero, manco una dieta. Dai, ci ho provato. Ci ho provato. Mi stava a divertire perché poi c'è stava Pipe che sta di ma che cacchio. No, ma tu non hai capito alla fine. Ma lo zucchero? Ma come lo zucchero? Vabbè. Mamma mia, raga. Come si fa? Ok, bene. Bene. Scusatemi se non faccio vedere lo scontro. Ok, così si sente. Oh, c'è la zucca di Halloween. Eccoli qua, raga. Continua questa partita, dura veramente tanto. Eccoli qua.
E ha lanciato l'onda energetica, Zanner. Dai, Samu. Dai, Samu. Piglia questa spadina. Il cannone. Il cannone. Ha deciso di usare la sua arma migliore, il cannone. Il cannone che ammazzerà Zanner. Il cannone siciliano. Il cannolo Adesso siciliano. Er cannolo siciliano. Er canolicchio. stavo a dire altro di più. Er canolicchio. Guarda lì come si spara il canolicchio. B. Si sta trasformando. Guarda, Ma guarda. Vai. che è diventato? Cosa? Una sfera. Sì, ma qua escono energetiche, cannoli, cannoli. Ma scusa, ma devi premere tutti i tasti a caso o ci No, stanno ci cose sono dei diverse tasti. almeno? No, no, ci sono dei tasti. Da telefono non so come sia, sinceramente, però ci sono dei tasti. Se siete pigri come me, vi consiglio il controller. Molto più facile, semplice. Quattro tasti in croce. E ve ne lavate le mani. Ok, ha vinto Zanner. Perfetto. Ancora indietro. Cambiamo skin. Ma in teoria forse posso anche guardare. Hola, Lord Bokuro. No, non posso guardare. Perché sono il... Vabbè, fa niente. Ok, Io spagnolo. direi di mettere lei. Vediamo lei. Provo lei. Proviamo Prova lei, lei. Lord Bokuro, questa è una solo. buonasera, benvenuto. Conosci questo giochino? Tutto bene, te? Come stai? Tutto a posto? Ok, andiamo di nuovo sfida 3 noi 3 e ovviamente il torneo continua, quindi se appunto uno perde va fuori e i due rimanenti si batteranno per la corona finale. Stai dicendo Ale, scusami. Mi sa che si è stallato. Oh, dai, ti aspettiamo, dai, dai. Perché dici purtroppo? Come mai dici purtroppo? Lo conosci? Brutta esperienza con questo gioco? E gli fa schifo, mi sa. Giocato troppo. Cos'è? Ah, Là. ok. Gioco tosto. Ma tesoro, fai come me. Fallo per divertimento, guarda. Vieni in live da me e ti divertirai sicuramente. Divertirai, sicuramente. Se volete stare attenti e volete evitare che diventi tossico, entrate qua in questa live e non diventerà tossico, vi assicuro. Fugate. Se volete virare. Cosa aspetta? Ho capito, bucate. Dite no, hai capito bene. Ma perché Dite bucate? fugate. Ma perché? Per bucate? Ma no! Tossico. Ma no! Ah, ok, ironia. Ma nel caso ti andrebbe di fare una partita insieme a noi? Cazzo. Ma è installato, non ho capito dove è andato a finire il gioco. Vai sul... L'hai Mannaggia la miseria. trovato? No, Vai su cioè, Play fallo. Store. Vai direttamente su Play Store. No, no, sto su Steam, mo. Ah, Proprio vai su partita Steam? senza. Ok, vai su Ma avvia gioco. Allora, gioca a Brawlhalla, avvia libreria. gioco. Ok, poi? Aggiungi alla libreria. Se vai nella tua libreria, Aggiungi. hai il gioco. Ok, libreria. Cioè, da telefono non so come funzioni. Cioè, non so. Da telefono non so se ti fa giocare con Steam. Non è. Eccolo qua. Hai trovato? Sì. Ragazzi, mi sono confusa. No, Pensavo una. sto da PC. Ah, sei da PC, ok, devi andare sulla tua libreria. In teoria dipende il disco che tu hai messo di default per appunto il Sto download dei qua. giochi. Aggiornamento. Oddio, ho corso. Ah, ok. Vediamo un po'. Cavolo. Oh, cavolo. Niente. Oh, ecco. No! Niente, raga, io mi sa che qua non arriverò mai in finale. Ma che cavolo?
Ma che cosa è spuntato, Dio? No, ma sono morto di... No, raga, mi confondo, non riesco a riconoscere la mia skin. Vi giuro. Morta di infarto. Madonna. E niente, raga, anche questa volta ho perso. Allora, mi sa che stasera, niente, la fortuna non è dalla mia parte. Continuano a sfidarsi Samu e Zanner. Adesso io non mi ricordo le loro skin, ma... Cosa? Stanno a dire che sei forte. Ma dimmi te. Quanto sono forte, yeah. Eccoci qua in questa grandissima lotta tra Zanner e Samu. Non so chi dei due appunto stia ammazzando l'altro, quindi qualcuno è Samu. Uno è Samu e l'altro è Zanner. Chi è che c'ha lo spadone? Penso a Zanner, ok. Zanner ha lo spadone. Con il suo potere magico, ovvero di zucca volante, cerca di accoppare Samu, il pistolero. Il pistolero cerca di prendere... su per il culetto il nostro Zanner, non riesce, non ci riesce, continua a pistolarlo, forse arriviamo alla fine, forse rimonta e nonostante sia uno e stia per morire, probabilmente vincerà questo round, e invece no. Anche questo round lo vince Zanner, grande Zanner, complimenti, continuiamo questa partita. Good game, e anche il pubblico vi acclama e dice good game. Good game. Vai. Good game. Come? Good game. Vai, uso questo. 10 minuti è pronto. 10 minuti e si assaggerà la torta di mele fatta dal signor Sir Fefe. E Lady Vero, la sua aiutante. Andate, andate, siamo pronti. Chissà se la vostra Lady Vero riuscirà ad arrivare in finale a sfidare uno dei due campioni. Scusate, mi sono uscita per sbaglio. Sì, benvenuto al campo d'addestramento. Benvenuti, eccolo. Almeno sei dentro, eh. Sì, sì, allora, sta facendo. Ah, pure con WASD si può fare. WASD e frecce. Cosa? Chiago WASD. Ah, ok, ci sta. Allora, io ricordo, devo riconoscere il mio personaggio. Oh, cavolo. Partiamo già bene. Ah, sì. Madonna santa. Ma io non ho scelto lo stesso personaggio. Vabbè, dai, te lo tieni. Ormai te lo tieni. E manca il tutorial. Come sto cazzo t'ammazza. Oh, ho fatto volare di sotto. No, ma dai, ma che palle, raga. Ma almeno così impari un po' i tasti, ti conviene. Che me paro io gioco a... non ti incazzare, ti prego! Arrivi sempre alla fine, Ale. Arrivi sempre alla fine. Hai capito? L'altra volta... Ma comunque Valorant nel caso ci giochi? Prossima volta? Sì, sì, ok, perfetto. Sì, sì, ma è stallato. Cosa perfetto. Zanner, tu ci giochi a Valorant? Devo vedere se il mio PC me lo regge. Ok. No, ma sì, ma regge il mio. Io c'ho da... Ok, allora devi provare a vedere. Allora prova a vedere, Zanner, se riesci. Perché nel caso. No, ma sicuro. Ci giochiamo. Un giga di RAM, con... Fammi sapere se ci riesci così. E me lo regge, va bene. Dai, dai.
Sì, facciamo la nostra squad. Sì. E anche l'altro gioco che... Axpel, vabbè, avete capito. Come cazzo si chiama? Non lo so. Ah, Upske, come cazzo? Me l'avevo detto Andrew. Compra una vocale. Non mi viene in mente il nome, ti giuro. E come si chiama, raga? Aiuto. Andrew, sei ancora qui? Nel caso ti ricordi il gioco che mi avevi consigliato l'altra sera? Apex, mi sembra si chiami. Penso. Mi sembra di sì. Mm, che buon odore di torta. Buona salute. Madonna, il flipper. Oh, finalmente. Ma perché i tutorial? Perché? Perché ti vogliono bene, Ale. Vogliono la bestia. No, e sono morto di nuovo. Niente, raga. Non è serato. Tipo quattro personaggi, devo far fuori quattro personaggi. Buonarissimo. Ok. Cosa fai da lì? Cosa? Aspetta, GG? GG? Come sa che ho finito? È finito? Oh, dai, ci sto. Chiaro. Dai, dai, è buono. Allora, inizio. Dai, è buono, buono. Oh. Ha vinto Samu! Ha vinto Samu! Questo sapete perché? Perché quando facevo appunto la cronista lo deconcentravo. Allora, mo che devo fare? Dove andare? Personalizza la stanza, no? Sì, personalizza stanza. Bravo, personalizza stanza. Dopodiché allora, poi vai su, entra prova. Tipo stanza, mi sembra. Ok, raga, adesso andiamo avanti. Così almeno entra anche... Il numero qual era? Che mo ricordo. Vai, 730842. Giocata all'otto. Chi vuole, raga, può far parte di questo torneo. Basta entrare, il numero della stanza è questo qui. Se ci siete, fate un cenno e appunto facciamo a turni, in qualche modo si fa. Voilà, questo qua è il numero della stanza. Adesso ci sfidiamo io, Ale, Samu e Andrew. Scusatemi, e Zanner. Come sei messo, Ale? Ah, ok. Io sto. Ci sto dentro. No? Però mi sta aspettando. No, io ti vedo. Lady Vero, Orion. E perché io non ti vedo? Perché? Aspetta. Vai. Ok, perfetto. Vedi? Perfetto, dai. Buono. Mordex. Perfetto, scegli la skin. Adesso, raga, facciamo appunto... Sì, vai, cambiamo skin, vai. Allora, io direi di fare così. Facciamo un torneo adesso, tipo, tutti contro tutti. E poi andiamo a squadre. Ci state? Dai. Andiamo a squadre. Battle Royale. Ok, sceglietevi la mappa. Anzi, scusate, faccio che farla a casissima. Ma a casino. Scegliamo tutti e poi forse la maggioranza vince. Ok. Ma ci sta zona, c'è la skin mia. Mi chiamo Mordex. Mordex. 1, go, let's go, raga. Via. Tutti contro tutti. Oh. Sei caduto? Ti devi abituare. No, non mi ha capito, ma come vedevo.
se sarta. Ti ho preso, Ale. Allora, aspetta. Aspetta, la pista, raga. Oh, a combo. Ho trovato la mia skin, mi sa. Sì, ma cioè, davvero, quest'arma ammazzi, cioè, rischi di botta gente a 10 metri. Tiè. Oh cazzo. Oh, ecco, la mia arma è tornata. Buonasera, Hellblade 66. Buonasera, benvenuto. Vuoi unirti a noi? Questo è un grandissimo torneo. Tutti contro tutti, dimmi, Ale. Scusami. Con la X, forse. Dovresti avere la X. Te lo dice lo schermo, in teoria, tanto. È il gioco. È svolato. L'ho spedito due zanner sulla luna, l'ho spedito. Ok. Ah, ma le armi con un paio. No. Sì, no, non le devi scegliere, perdonami, non avevo capito, pensavo l'avessi visto. No, ma io non lo voglio l'arco. Mi fa cacare. Concentrazione, oh, silenzio di tomba. All'ultimo sangue, Cuppero. Potrei giocare con voi, certo, sei dentro? Ok, perfetto, facciamo così. Il primo che perde c'è del posto a Hellblade 66. Ah, ok. E facciamo appunto facciamo il torneo di appunto chi vince va avanti, quelli che invece perdono poi si sfideranno con quelli che hanno perso. Ok, raga. Io ovviamente devo rimanere in gioco perché se no, non essendo là il capo della lobby, mi fa giocare, mi fa stare per forza. Oh, chi è che ha perso, Ale? Fuori? Sei io? Sì, sei fuori. Sì. Sei tu fuori. Oh, cazzo. Assolutamente devo togliermi. Oh, finalmente è tornata. Io, Ale, ti chiedo anche l'amicizia poi qua in gioco. E anche ai ragazzi che entrano per la prima volta, perché ho intenzione di fare dei tornei con questo gioco. Ovviamente tutto per gioco, raga. Mi raccomando. Sì. Perché appunto, se entrano persone, io direi di fare questi tornei così, che sono fighi. E quindi ci sta, secondo me. Ma c'è Samu che sta facendo il furbacchione, ecco. Lui ci fa scannare, così si sfida con l'ultimo e arriva in finale. E invece non te lo farà fare questa cosa. Perché vinco io questa sera! Voglio vincere questa sera! Competizione pulita, sana, tranquilli. Alla fine siamo io e Samu. No, che cazzo. Vabbè, questa era per tutti contro tutti. Sì. No. Oh cazzo. No. Mi ha preso in pieno. Sono un po' forticello, ma lo dico. Ah, vabbè, che te frega. Vai sotto tutto e metti. Ah, massimo giocatori, grande. Oh, dai, figo. Massimo 8 giocatori. No, non lo sapevo, perfetto. Adesso che finiamo, allora a sto punto. No, che sai che bordello. Madonna, no, grande. Blade. Ti posso chiamare Blade? Dai, perfetto. Subito. Dai, sono contenta che si possa giocare appunto fino a 8 così. Almeno giochiamo tutti insieme. E facciamo il torneo. Vero e proprio.
Tanto qua dobbiamo aspettare l'assaggio della torta. Amore, la torta? Amore? Amore? La torta? Ah, ok, raga, la torta è pronta, si sta raffreddando. Vedi che lotta. Hai visto che lotta? Non vedete che lotta chi qua? Manco Goku contro Freezer. Minchia. Sì, ma almeno io non muoio come una cartina imbecille come Freezer. Cioè, dai. Quella è stata una morte stupida. Io ti giuro, quando ho visto quella scena ho detto, minchia, 40.000 puntate per cosa ho vinto? Per far morire così a fette. Oh, raga. Sei arrivata prima. Il combattimento dura 5 minuti. Sì, e poi muore come un cretino. Allora, quindi... muore perché... perché ha fatto cacchia a Goku. Allora, Blade dice che è forte, quindi sono curiosa di vederlo in azione. Allora, devo capire un attimo. Devo andare nelle impostazioni? Allora, tramite le impostazioni. Ti sei premuto per trovare la tua... gestisci parti. Fatto. No. Allora, raga, scusatemi, devo capire un po' dove andare. Allora, inventario, negozio, pass, battaglia, notifiche, lista amici, clan, stanza. Ok, io, raga, allora. Forse te l'avevo già chiesto, non mi ricordo, vabbè. Confermo. Non ho capito dove devo andare. Ok, le dico richiesta un'amicizia. Retrocedi, buona, diventa leader. Non ho capito. Impostazioni. Ah, aspettate, ok. Impostazioni. Oh, ce l'ho fatta, perfetto. 8. Set map. Tutto. Map in test. Funziona la test. Danno 100%. Team. Vite. 3. Sì, grande. Foot Brawl. No, aspetta, in che senso? Go Ball! Raga, oddio. Orda, facciamo football. Sono riuscito a metterlo. Mi ha aggiunto, mi sa di sì, forse sì. Allora, io direi di provare Foot Brawl. Visto che ci siamo. Perché no? Ok, perfetto. Chi vuole, raga, può entrare. E chi ha shoppato, eccolo qui. Il nostro Blade, che ha shoppato potentemente. Ci sto capendo, non ho capito dove andare. Sai il tabellone. Fai che uscire, vai. Fai che uscire e rientrare. Piuttosto. Se ti stai perdendo, esci proprio. Allora, no, ci sto. Ci sto? No, sei, stai visualizzando il tabellone. Vai avanti. Metto partita normale? Va bene, mettiamo partita normale. Però poi dopo proviamo a farla questa cosa, eh. Ok, partita normale. Secondo me, Ale, sei praticamente... ancora alla parte iniziale, quando abbiamo giocato, sai? Vai avanti. Dove sei finito esattamente? Figurati. Premi per unirti. Premi. Vai. C per unirti. C. Vai. C. Tu ce l'hai un controller. Nel caso. Tocca alla schiera. Ma tu a casa ce l'hai un controller anche scrauso? No. Mm. Allora, vabbè, fa niente. Ho quattro tasti. Allora, tu sei sicuramente... nella parte, appunto, quando finisci la partita, che ti dice tutti i tuoi progressi. Vai avanti. Lì. No, a me mi dà. Allora, mo adesso vedo. Ok, stai scegliendo una leggenda. Perfetto. Ok, raga, allora facciamo così. Facciamo questo torneo. Tanto sto gioco lo porterò tantissime volte, quindi... poi proviamo anche gli altri. Facciamo questo torneo. Ci sfidiamo. E ovviamente chi appunto perde rimane fuori e poi va avanti appunto chi vince. Quindi adesso vediamo un attimo. Rifaccio. Che figo. Raga, avete scelto tutti la skin? Perché io sto per partire.
Quindi se... qua, skin super figa. È lui, perché l'ha shoppato. È Blade. Comunque, chi appunto ha ripensamenti, fatelo ora, se no si parte. 3, 2, 1, via. Prego. Vai. A randomissimo. Ok. Mo ci rincoglioniamo. Comincia a dare un pene. No. No, sto male. Ma sto arco di merda, io non lo voglio. Che palla. La mia vendetta. La mia vendetta. Per tutte le volte che non mi hai fatto giocare a Gartic Phone. Quando hai detto che lo portavi. Ora puoi vendicarti, eh. Sam, guarda che io ti vedo, eh. Ti vedo che tu fai il furbacchione, no. Dai, eh. Oh, bello, la mia arma preferita. Ho spedito sulla luna. Silenzio, è una cosa bruttissima. Che cosa? Giocare in silenzio? No, nel senso senza il coso, il sonoro. Stai sonoro. Giocando. Ah, ok, stai giocando senza la musica. Ai cazzi. Sì, cioè cazzo abbassa. Ma che cazzo mi hai spedito? E dai! Ancora! Io testa combo, via. Che palle sto arco odioso. No. Ok. Ma che cazzo. Siete rimasti in tre. Sì. Hai perso, Ale? No, cazzo. Ma dove sono? Ah, pensavo di che mi avesse ammazzato, madonna. Personaggio Pippa, sto a inizio. Ah sì, vai tranquillo. Provateli tutti, così capisci qual è quello che ti piace, cioè con quello con cui ti trovi meglio. Ovviamente per il torneo cerchiamo di tenere la stessa, se no ci rimbambiamo. Ciao Alex, buonasera. Benvenuta, com'è, tutto bene? Oh, ciao Alex. No, conosci questo gioco? Perché stiamo facendo un torneo. Se ti va, puoi entrare. No. Ah. No, cavolo, pensavo mi avessi ammazzato. No, non hai capito, pensavo fossi caduta. No. Musi. Ah, non lo conosci, dai, puoi scaricartelo nel caso. Pensavo fossi caduta, niente, ho sbagliato pure il tempo verbale. Vabbè, lasciamo perdere. Me ne sono accorto ora, comunque. Comunque, Alex, se vuoi... No, sono io che mi correggo. Comunque, se vuoi puoi scaricartelo su tutti i dispositivi telefono, da Steam, da Xbox, PlayStation. Quindi quando vuoi, noi siamo qua e facciamo questo torneo. Tanto tempo di organizzarlo bene e poi appunto vi aggiorno. Creo un regolamento, creo alcune cosette carine, così possiamo appunto fare un torneo serio. Dopo aver scoperto che ci sono 8 posti, direi che si può fare. È un picchiaduro. Hai il telefono, giochi con appunto il telefono.
C'è il tutorial. Sì, ma tanto dura poco il tutorial. Sì, sì, dura pochissimo. 3 minuti. Allora, raga, tenete le stesse skin, non le cambiate, semplicemente così almeno sappiamo chi siamo. Tenete la stessa di prima. Ma io ci sto. Stai scegliendo la leggenda. Prenditi il lupo. Che prima avevi il lupo. No, aspetta. Ah, ok, ok. Allora. Non lo trovo più. Ce l'hai. Forse te. Vabbè, se non lo trovi, mettine un altro. Allora. Chi ha perso per prima Ale? Ok, Ale, fai così. Sceglietene una casissimo. Aspetta, meglio Raven. No. Ale, è uscito Samu. Come mai? Aspettate, magari me l'ha detto. Mi ha visto che magari sta andando via. Ma questa è veloce. Zariel. Allora, perché in realtà, essendo che tu hai perso per primo, dovresti appunto stare fuori. O forse, aspetta, no, chi è uscito prima? Samu o... Sei morto per prima, Ale? Non me lo ricordo. Ottimo. Non me lo ricordo. Ah, ok, Samu se n'è andato. Buonanotte, Samu, grazie per essere passato. Ciao, ciao, alla prossima. E niente, allora prendi il posto di Samu. O se no, aspetta, scegli una leggenda... Facciamo così, scegli una leggenda. Premi per inviare un emoji, premi per scegliere una leggenda. Sì, io sto premendo, non me la prendo. Piaccia ex? Esc, scusa. Ok, perfetto. Okay, facciamo così, vai. Raga, andiamo. Così facciamo questa... Questa qua. Ah, ma stare a fa' voi. Sì, facciamo noi, così andiamo avanti col torneo. Finito il torneo, proviamo appunto la parte del football, quello che sono curiosa, e poi andiamo con l'assaggio della torta e appunto anche la parte del giochino che dobbiamo fare io e Fede, visto che è stato scelto. Amo, chi ride per ultimo, chi ride per... sì, amore, in teoria quelle cose, amo, quelle cose andrebbero fatte subito, però tu... Lo so, amore, vai sereno, lo so. Lo so, amore, vai sereno. Infatti per quello ti dicevo... Oh, cacchio. Madonna, ma che cos'ha? Ma che è sciolta skin guattissima, Viola? Blade. Mi sono caduto. Zanner invece ha un ottimo personaggio, secondo me. E anche Blade, non scherzo. Cazzo. Blade è quello che sta più forte. Eh sì, no, Blade ha quello lì a viola. E vaffanculo. Perdonami, Zanner. Ce l'avevo col tuo personaggio. E niente. Vanno in finale loro due. C'è lo spadone. Pazzo. No. Che culo. Che culone che ho. Davvero che culo, ma come ha fatto? Non lo so nemmeno io. No. Cioè, sei rimbarzata sul volo? No. No? Cazzo. Però questa è stata bella. Mamma. Let's go, ski. Che io devo capire ancora che cosa significa sta parola. Comunque, scusatemi l'ignoranza, ma io sono let's indietro go, con i trend. Let's go, ski. Let's go. Ah. Sì, è tipo l'aggiungono loro come... Cos'è la novità nel 2024? No, è proprio lo dicono in inglese, cioè tipo tra pischelli. Ah. Bro, queste cose qua, capito? Allora, mi sa che va via anche... Zander si è uscito fuori, non ho capito. Sì, perché dovevate fare voi due, no?
Sì, è vero, c'hai ragione, bravo. Non sono più sveglia. Non ho capito, Blade, sei andato a dormire? Mi sa di sì, è andato a dormire. Non ho capito. Entrate. Non ho capito. Sei uscito. Andiamo a sciare tutti insieme, dai. Raga, entrate e famo quel giocolino lì del football. Come si fa? Entrate di nuovo nella lobby. Nel caso, Blade, grazie per aver partecipato. Se ti vuoi unire ancora per l'ultima partita, facci pure. Ah, ok, ci sei quindi. Dai, allora. Ma allora, scusa, aspetta, Zander, facciamo così, facciamo l'ultima parte e poi giochiamo a. Vai. No, chi è? Sei Zander? No, ok, vai. Vai, vai. Andiamo tutti a sciare. Facciamo l'ultima e poi proviamo football. Guarda. All'ultimo sangue. Ah, ok, scusami, perdonami. Vai sereno. Skill che c'ha. Porca puttana. Ma sai che te far culetto muore. Eh sì, anche secondo me. Di brutto. Cazzo. Salve, Puttana. Aspetta che qua sto facendo una sfida un po' particolare. vai di là e cosa vedi se si è mangiato tutto? No, no. Da tu. Mi muore se si mangia tutta la torta, poraccio. Vorrei avere ancora in vita mio amore, quindi vorrei che evitasse di schioppare con la torta. Niente. No, scoppiamo. Madonna, addirittura scoppia la torta. Minchia, è un botto, fa male. Ha fatto l'inchino. Dai. Mangiare tutto No, no. come l'ho fatto io. Guarda che fa male, non fa bene. Ma che vuoi fare Siamo pure. senza armi, Blade? Andiamo senza armi? Per me si può fare. Facciamo a mani nude. Dai. Allora. Mi sa che sta avendo problemi di connessione, aspetta. Ah no, c'è. Sì, Ok. vabbè, Ah, l'ha perché. sbloccato, Oh, era scusa, inutile. scusa, scusa, scusa. Perdonami. Colpa mia. Dai, non mi lascia salire, uffa. Ovviamente te ne stare a casca tutte e due. Sì. No, scusami. Madonna, davvero ci sta un botto? Cazzo. No, no, che culo, no, 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 no. Che sfiga, questa è sfiga, porca di quella. Tu prendila, no, 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 dai, non la prendo, no, no. Giochiamo senza. Dai, bisogna fare le cose eque. Anche se sei forte, non succede nulla, anzi. Mi ispira di più. Raga, mi sta facendo il culetto, complimenti comunque. Grande giocata. Blade. Quindi la spada, amore. No, stiamo giocando senza armi. Porca Ah, ok. cavolo. Si sta a tirare. Vabbè, è ovvio che ci fa un culo. C'è il gatto come fotoprofilo. Il Il gatto. Gattoni. gatto è Ciao. Zanner. Ah, Zanner. Scusa. No, Blade ma i non gatti è di c'ha questo poco Discord. da. Sì, Ah, sì, sì, ok. sì. Manualità di un vero giocatore. C'ha il coso, c'ha il personaggio potenziale, ho visto pure le cose, le skill. Si va molto veloce. E Barrette c'ha quasi tutte al massimo. Vabbè, l'unico motivo per cui sono contento è che non sto usando il mio joystick.
No, 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 no. No. Brawlhalla. Brawlhalla. Totta. No, aspetta, dobbiamo fare l'ultima partita a Zanner. Allora, ti mando il nome del gioco così per la prossima volta te lo scarichi e magari ti fai qualche tutorial. Io nel... Sì, adesso lo scrivo. Allora, il gioco in questione si chiama Brawlhalla. Come Valhalla, so che invece questo cosa è però... Grazie, Blade. Così, prossima volta quando preparo il torneo, potete entrare tutti, ok. Vai, entrate tutti. Vai, Blade, vai... vai, Ale. Tu preparatelo comunque, Alex, così almeno prossima volta non c'è la questione del tutorial, cazzi e mazzi. Sceglietevi la skin che volete. Non è la skin, è il personaggio. Il personaggio. Ok, che cambio e metto questo qua di football, che io sono curiosa. Io non so niente del football. 10 minuti. Ma sono 10 minuti questi? Ma no. Sono i minuti. Forse i minuti però del gioco sono più corti. Vabbè, vediamo 4, vediamo 4. Vai. Chi manca? Boh, nessuno. No, manca... Ah no, sto scegliendo la leggenda. Vai. Questo. Ok. Ci stiamo? Sì. Ok. Comunque un grande, grandissimo complimento a Blade che ha vinto. Grandissima battaglia, grandissimo giocatore. Non vedrò di fare il torneo. E spero che tu ci sia. Ok, dobbiamo segnare. Dobbiamo segnare, prendere la palla e segnare. Siamo in squadra. Io e... 4 minuti. No, allora, la palla dove sta? Qua. Ah, bisogna portarla nella parte avversaria. No, no, no. Così. La prendo io. Devi rimanere lì per qualche secondo. La prendo io. La prendo io. No. No. La presa lì? No, è fighissima questa cosa. Ok. 1-0. No, raga, questa cosa è fighissima. Ci sta un botto. Passa la palla, passa la palla. Lascia a me. Vai, cazzus. No. E quando cade ritorna. Ok. Devi... Oddio, dove sei? Dove sei? Dove sei? Ah, ma io sono con... Aspetta, no, sono con Zanner, se non sbaglio, mi sa. Non... No, fai tu che personaggio hai? Quello rosso? Io sono verde. Io sono verde. Allora no. Allora no. Sei con Blade. Zanner è con me. Scusa, però, ma lì... Ah, ok. Ok. Ok, io l'ho presa. Scusa, prima chi ha fatto il punto? No, 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 cazzo. Sì, l'avete fatto voi tu e Blade. Sì, avete vinto voi. Guarda, guarda, questo è Blade. Sto skillando. È giusto. Fagli il culo, Blade. Vai, vai, Zanner, Zanner, vai. Sì. Come faccio il culo quando gioco a League of Legends, tu puoi fare il culo quando giochi a Brawlhalla. Vai, 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 aiuto, vai, vai, no. Vai, 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 Zanner, Zanner, vai, passa, 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 no, cazzo, cazzo, no. No, grande giocata, grande giocata, ragazzi. Grandissima giocata. No, 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 cazzo. La prendo, la prendo, la prendo. La prendi tu? No. Chi cazzo la prende? Ah, yeah. Oh, madonna. Guarda, la prendo io. Ah, oh, guarda come progresso. Che non è obbligatorio passare da quel muro. Posso anche passare da sotto. Dai, vai, vai, prendila. Vai, Zanner, prendila. Guardi. Ok, l'ho presa. Vado. No. Vado. No. No. Torno indietro. Torno nella base nemica. Vado via. Ammazzali, ammazzali, Zanner. Fammi da riparo, aiutano. Aiuto, sono troppo skillati, ragazzi. L'ho presa. Carino. Che difesa, ragazzi. No, 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 no. E non riesco a saltare, fa ancora. Tu hai visto che lui è riuscito a fare da qua a qua? Lo so. Attivare quel muro che vi rallenta, vero? Lo so. Io so. Però vedi che non salta veloce. È perché lui ha preso il personaggio con maggiore agilità, forse. Sicuramente. Anche perché è molto veloce. Però puoi passare a... Niente. Complimenti.
Ok, raga, tenete in mente questo gioco qua, anche per i nuovi arrivati che stanno guardando, perché più avanti, sicuramente non dico domani, però più avanti, faremo grandissimi tornei insieme, tanti, tanti. Pure te ho detto. Sì. Adesso facciamo la prova della torta, qua insieme. E poi facciamo appunto il giochino con Fede. E poi, se c'è ancora Andrew, direi di fare Wufu Wufu, come si Cosa chiama, vuoi? Ufu, e lo facciamo tutti insieme. è 11, se ne sei già tipo a letto. Vabbè, amo, dai. Ta-da! Eccola qui! Evita Ta-da! Ta-da! a cadere. Come sapevo se non mi davi? Totta! Totta! Totta, tutta ferma! No, ma ho fame. Ci sei perso l'inizio, abbiamo fatto momento cucina io e Sir Feffè, io e il signor Fefone. Ma possiamo mettere la Nutella? Anche il caffettino volevo. Caffettino, prenanna con latte. Voglio un fetto, una fetta, vuole una fetta, Blade. Prepariamo il pacchetto. Prepariamo. Dateci gli indirizzi che ve ne mandiamo una fetta. Vuole una fetta, mandateci gli indirizzi in privato, ovviamente, e mandiamo subito la fetta di torta. Se Sto rosicchia pure io. A meno che non siete di Torino, nel caso la posso portare. siete di Torino, finiamo la live e veniamo subito a portarvi un pezzo di torta. Come No, non perché mangi da oggi appena arrivo. pomeriggio? Vieni dal... Ok, ti aspettiamo. Come Ta-da! mai non Arrivo, arrivo mangi? una fetta. No, devi mangiare. Eh? Cos'ale? Non ho Arrivo capito. per l'una e mezza, se Vai, proprio. va bene. Ti aspettiamo. Ti aspettiamo pure la cioccolata di ieri, quella che... I miei non hanno cucinato nulla per stasera, quindi tu non hai mangiato nulla. Vabbè, se vuoi saperlo, io guarda, ieri ho cucinato dei biscotti e sono stati molto Tranne i biscotti. apprezzati. Cioè, ci ha messo così tanto burro sulla carta da forno che era buona. Madonna, No, sarà ma bagnata. Ma sai, a carta guarda... Allora, stata è bagnata. premessa. Non so cucinare, ma porterò altre live dove mi metterò a cucinare, quindi preparatevi. Preparatevi. Il Peppe sta preparando la Consiglia sta torta. su. Cos'è? Mi ha detto della maledetta perché lo faccio apposta. Guarda, sicuramente è molto più buona la torta, eh. Quando volete, raga, possiamo fare anche una collaborazione, possiamo cucinare. Ci sfidiamo a gare di cucina. Nella serata, gioca che ti passa, quindi se vi volete Si cucina con candidare, gli amici. si può fare. Fai cotto e mangiato. Cotto e bruciato. Cotto e senza zucchero. Ma la Nutella non la mettiamo, amore? Cotto imburrato. Arriva, raga. Faccio solo un attimo il caffè. Cotto e sburrato. Ehi! Ma Andrew ci sta, ma non è andata a finire. È sparito. Eccola qui. Eccola. Buonanotte Blade, grazie per essere stato qua. Ciao Blade, Dai grazie. Alex, allora ti aspettiamo per assaggiarla insieme. Amore, preparati che dobbiamo fare il giochino.
Buonanotte, Blade. Raga. Buonanotte, Blade. Questa è la dedica tale. No, vabbè, te regoli. Non te regoli. Non te regoli. Madonna. Va così. Ma quanta cioccolata ci ho messo? Non posso capire. No. Non posso capire. Buona. Molto. È più buona delle... dei miei biscotti. Raga. No, ma sta a fare rosica. Buonissima. Prossimo piatto che preparerò in live sarà un piatto salato. Vediamo che cosa uscirà fuori, non lo so. È piatto salato uguale dei miliardi di piatti salati che fa carbonara. Con la scusa colgo l'occasione per cucinare in live, imparare a cucinare, quindi imparerò a cucinare insieme a voi se volete. Basta che scende, ma ti dovevo aspettare per mangiarle, vero? Sicuro? Scusa, amore. No, che buonissimo. No, vabbè. Fu paro della mia, ne faccio corriere il coder, barattolo di Nutella. Buonissimo. Questa qua domani è ancora più buona. A colazione, mamma mia. Almeno questa ce l'ha con zucchero. Cattivo che sei. Che cattivo. Allora, perché hai detto questa qua ce l'ha lo zucchero, amore. Sì. Almeno questa ce l'ha. Ma che poi in realtà questa torta non è neanche così tanto dolce. Quindi, cioè... ho capito, ma... meno... lo so. Che non è zucchero ci starà. No, mi sono sentito male, guardando cose, quando Federico si è mangiato, ha fatto... sono biscotti al limone praticamente. Biscotti al limone. Ci ho provato. Ci ho provato. Amore, ci sei per fare il gioco? Ok, raga. Adesso vediamo. Guarda come si lecca il cucchiaino. No! No, no. Cioè... ho fatto volare il zucchero a velo. Dopo pulisco tutto. No, raga. Poi, non potete capire. Non potete capire. Ma sta botta tipo nascosta. No. E starà sbriciolato tutto sulla tastiera. No, no, sul tappetino. Non so, raga. Poi si mangia a te. Sì, ti amore. Passata, ha divorata. Che miseria. Mamma mia. Che l'ha ingoiata proprio. Manca la masticata. La pianta gliel'avrei potuto fare di meglio, perché non cucino da anni, quindi... Però... devo far modesto. Da 2 anni che non fa poi fuori. Non buonissimo. Io non so più dolci niente, la mia roba so cucina, però dolci mai. Improvvisiamo in live, Ale. Allora, dobbiamo fare che chi ride per primo perde. Vince. Perde. Perde. Eh? Ma vengono gli gesti, tipo... sì. Vai. Magari non farlo mentre stai bevendo il caffè, che poi mi sputi davanti. No, invece sì, ho qualcosa in bocca, ho l'acqua in bocca. No, Ale, perché siamo con tutti gli apparecchi elettronici, quindi... questa cosa qua, guarda, la possiamo fare in estate. Cosa? Allontani. No, no, la faccio... no, guarda, questa cosa qua la farò in estate, perché abbiamo appunto il balconcino. Ovviamente farò il collegamento col telefono, e se dovesse capitare un gioco del genere, lo facciamo in balcone. Che gioco? Tipo, sai, presente quel gioco che... è bello d'inverno. Girava, no, girava tipo su Twitch, su Instagram, no, su TikTok. Bello d'inverno, no. Dei pori. Dove... challenge. Sì, dove hanno tipo l'acqua in bocca e si tirano le piadine. E che? Le piadine. No, aspettavo. Le piadine. Le piadine. No, non ci tiriamo le piadine. Te le tiri così. Si chiamano sberle, schiaffi. Con le piadine. Con le piadine. Con le piadine. Sì, ti tiro con i... con i calci. Con le piadine. Non lo so, non lo so. Avevo preso sonno. Eccolo, Andrew. Vai sereno, Abre. Adesso facciamo questa cosa e poi giochiamo a wufu, così. Io volevo giocare a un'oglietta. Ufu, dura poco. Ok. Allora,
Parte la sfida tra me. Gli occhi così. Aspetto che Veronica finisca di mangiare perché non voglio che mi sputacchi vai. In faccia. No, mangia, finisci di mangiare perché non voglio gli sputi torta. No, vai. Dai. E chi è che ha riscattato questa? Un ragazzo che è entrato che mi sa che è uscito. Okay. La dedichiamo a te, cuore. Un ragazzo è entrato che è uscito. Aspetta. Non banana, so se... Banana Joe. Banana Joe. Cagarella, Macarena, Macarena, Cagarella. Ma no, amore. Pikachu! Pikachu! Pika pika! Perde, perce. Perde. Ok. Vai. Magari una cagarella, cagarella, magari. Uè! 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 Se ti attacca una caccola in testa. Hai riso. No! Perso. Dai, non vale. L'hai messa apposta questa cosa che faceva Ziri. No, sono le 11, voglio andare a dormire. Rifacciamo. Vabbè. Non vale. Non ero pronta, non ero preparata. Vedi stravolto. Ma che parino all'arme? Dai, ma non c'è gusto con te. Ma vedi, è stanco. Non, non ridi. Non riderà mai. Ridi, ridi. Ui, ui. Fai il solletico. Sto trattenendo una risata. Boh. Sai che ti dico? Vedi, pare diventato una bambola gonfiabile. Fede-chan! È tutto un pezzo, non ride. Fede-chan! Federico-chan! No, non è che è tutto un pezzo, è proprio... Esatto, ti faccio il Russell con il formaggino al pentolino! Oh. Ci si è fatto autogol, vabbè. Madonna, vero? Ma vero? Niente, raga. È sulla ritarola, non ci posso fare niente. Non ho fatto ridere giusto il col formaggino nel pentolino. Ci si è autofatta il gol, ce ne rendetevi conto. Dai, ragazzi. Tasmino formaggino. Ehi! Vuoi giocare ancora? Sì, ultimo round. Ultimo round. Ma mangio in continuazione! Ma che te sta mangiando? Tanto no, ha un metabolismo di merda che tutti noi uomini vorremmo avere. Mangiare come un maiale e non prendere neanche un grammo. Ricordi del Vietnam? In che senso, Zanno? Mi prego, non me la mangio. Io odio il metabolismo di Veronica, sì. Perché lei mangia tutto che cazzo vuole e lo smaltisce in 30 secondi. Cioè io mangio un pezzo di torta, devo muovere, devo andare mai, dovrei andare in palestra e fare, boh, un'ora di cardio. Sono le prugne. Quelle sono le prugne. Sono le prugne. Parte la terza sfida. 30 volte al cesso. No, non vado al cesso 30 volte magari. Secondo te perché ha bisogno delle... Sono più stitica di tutti, fidatevi. Secondo te perché ha bisogno delle prugne? Perché sono stitica. Appunto, pepro. Se sei stitico, se siete stitici usate le prugne. Ah sì, è vero, esatto, sto pensando ai tutti gli eventi traumatici che Veronica mi ha causato in un anno e mezzo di relazione. Tu, io pezzo di torta, 2 ore di corsa. Sì. Ultimo round, chi vince questo vince tutto. Col caffè in bocca. Più stelle, mortadella, ci faccio una padella. Mi piace la mortadella nel panino con la mollichella.
Basta un dito. Beh. Ma vedi, non ride mai. Sai che gli basta un dito per partire. Oh. Però ci Macarena caramella, Macarena caramella, Macarena, non sto ridendo, tu c'è questo bel calzino. Calzino, giuro, non ho detto calzino. Macarena caramella, Macarena caramella, Macarena caramella, non mi fai ridere, non mi fai ridere. Te dissi questo dissing. Però i biscotti senza zucchero. I biscotti senza zucchero, questa è la mia carta vincente. Senza su il burro, senza il burro, col burro, lo sburro e il traburro, il burro sulla carta da forno, ricordatelo. Com'erano i biscotti? Che sapevano i biscotti? Io un po' fedele. A che sapevano? Di che sapevano i biscotti? Era qualcosa che non aveva gusto di niente. Prendete per il cuore i biscotti. Sì. Adesso me ne mangio un pezzo. Ricordate che devo dare i miei. Un pezzettino ne mangio. Ho messo pure la reaction su Discord. Raga, preparatevi. Chi vuole entri pure su Discord. Andrew, tu vuoi entrare? Entra pure. Ma Andrew, ma che sta a fare? Ragazzi, Veronica è una sega, mi dispiace. Ma... c'era uno più sottile. Amo, ha detto una cosa. Ti ha chiesto Andrew, ha detto di guardare qualcosa, non so poi. Eccolo qui il mio biscottino, il defunto biscottino. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo! Mo sarà diventato duro come un sasso. Utili dalla finestra, ammazzi qualcuno. Non so cosa ti sono pazza, che ho fatto? Con quel biscotto, se mo lanci dalla finestra, ammazzi qualcuno per quanto è diventato duro. Buono. Buono. Buono, eh. Tutto saporito. Avrà un sapore de zucchero. Vai. Chi vuole, raga, può entrare, partecipare sia in chat che su Discord. Arrivo, aspetta, amore. No, no, aspetta, faccio questo e vengo anch'io. Aspetta, tanto quasi finito. Oh, sbrigati, Andrew, in bocca. Che sta a fare? Sta a dormire. Amore, aspetta 2 secondi. Uffo. Ok, non ci sono ancora. Ah, non ci sono. Voilà. Vai. Sigle, anime. Ah, però mi sa che l'ha messa diretta su Discord. Scusate. Tabile su Twitch per la cosa. Quando ci siete partiamo. Oh, scusa. Quando ci siete partiamo. Io sto. Andrew, facciamo così. Io devo lasciare il PC a Fede. Io inizio, metto quello più lungo. Metto 32. Ma che devo fare? Scegliere quella ti piace di più. Vai. No, super 3. Vai, Andrew! La principessa Sissi. Non dire parolacce! Ma... Che mettiamo, Sissi o Deltanius? Chi volete?
Ma io guardo D'Artagnan, perché sì, D'Artagnan. Tu, Andrew? Che Ragazzi, devo fare? devi dire la tua. Raga, anche in chat a voi, dite la vostra. Quale ti piace più? Ah. Quello di leone. Leo. Via. Prossima. Kiss me, Licia. Kiss me, Licia, sì. Ciao! Loredana Lombardini, campo della radio mobile e Ridù. No, raga! Non ci può, ai nonni non si può dire ninna. Andiamo a casa di nonni. No, baby nonni tu, scusate. Oh, oh! Un treno per Yuma. No, no, io vado con Totally Spies. È battiato. Ah, io Totally Spies. Tutta la vita Totally Spies. Questo? Ah! A Denver. Denver. Bellissimo. Bellissimo. Behind me. Questo? Un fuorobot. No, raga, c'è Bugs Bunny. Tutta la vita, tutta la vita. Tasmania. Tasmania. Questo? Little Pony. Mini Pony. Little Tony, questo? Cuore batto, batto da lega. Dai, fate uscire a voi i pony o qua il Space Robot? Ma che è quello a destra? Space Robot, non lo so. Space Robot? Metto Space Robot, Little Tony. Io lascio a voi. Meglio Little Tony. Little Tony, no. Little Tony, vuole i pony? Vuole i pony? Arr. Occhi di gatto. No. Occhi di gatto. Che è quello? Ah, no. Principe dei mostri. Shin-chan. Ragazze bellissime. Lo so, però dai, questo qui me lo ricordo, occhi di gatto. No, dai, meglio le ragazze. Scusatemi, Blade. Brava. Faccio così. Così. Il mistero della pietra azzurra. Buzz Light. Dai, chi scegliete? Oh, ti ricordi? Questo qua ci aveva messo Emma. Per gioca che ti passa. Sì, c'era Nadia. La grande casa blu. No, non. Blu. Non mi pote. Io lo so la canzone, la canto. No, raga, si cantano, non potete mettermi Sabrina. No. Ma non è Sabrina, è Sorriso d'Argento, scusate. C'è un sole impertinente che il tempo porta via. È così. Addio, amici, addio. Aspetta. Mi sembrava Sabrina questo, addio, scusa. Vai. Vediamo. Io sono per questo. Ho fatto una parodia. Dolce. Era io, è vero, non lo fai sapere. Sì, ci stavi dentro. Street Fighter. Andiamo di Street Fighter. Madonna, è vero. Oltre ai ceri. Che non finisce mai. La sigla della seconda stagione era bellissima. Vivrai ogni Pokémon che catture. Chiapperai, scusate. Lancia la tua sfera. Anche questo. Raga, che bello Madonna. No, ma dove è bellissimo questo, raga.
italiana, io posso italiana. Mamma mia, che bello, che bello. Però dai, devo mettere Pokémon, mi spiace, ma quel gioco, quel cartone era bellissimo. Tutti grechi erano. Fattocofonis, Fettivikinis. Siamo tutte le serie. No, Dio, questo qua bellissimo, lo guarda un botto. No, sì, questo era spettacolare. I puffi sono così. Grande puffo, grande comandante, Gargamelli. Gargamella si intrippava. Action Man, no, vabbè. Io no, i puffi san così. L'albero azzurro. Ma che bello. Come no? Hello, l'albero azzurro, raga. Yeah. Iniziava la mattina quando prima bellissimo. Andava a scuola. Per me era, sì, era un momento tristissimo. Che bello. Ah, faccio l'ultima. Sono Johnny, è quasi magia. Faccio l'ultima perché appunto volevo fare una cosa e poi devo abbandonare perché devo lasciare il PC a Fede, che poraccio avevo detto che avrei finito sul presto. E invece... E che deve fare Federico? Gioca, il PC è suo. Allora, andiamo, no, canzoni Disney. Addio, 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 addio. No, dobbiamo lasciarci. L'amore, no, la luna e l'orso nella casa blu. Questo è l'ora di sognare qui con voi. Vai, ciao, ciao. Amici, ciao, ciao. Stavo Andrew dentro la luna. Vai, vado con questo. Ero io. E lui, è lui. I miei nipotini dicono, zio, ma sei tu. Eri tu. Oddio. Io questi qua, vado con questo. Oddio. Rapunzel tutta la vita, bellissimo questo. Questo è bello. Famosissimo quell'orso, eh. Lilo e Stitch. Lilo e Stitch tutta la vita, scusatemi. Oddio. Sì. Ah, raga, potete sceglierli anche voi, eh. Ma questi sono troppo, no? Oli e Benji. Oh, Phineas e Ferb. Pernillornitorinco. Oh, American Dragon, bellissimo. Ma perché poi ogni... Mickey Mouse, dai, Mickey Mouse. Big Hero è bella, eh. Big Hero, è bello Big Hero 6, però... Six. Ornitorinco. No, ma io non volevo. Io guardavo anche Spingi Gonzales. Sì, la versione il pornazzo. Allora, raga, io concludo qua perché è tardissimo. Io poi ho dormito anche poco. Lo so. Spingi Gonzales. Devo lasciare il PC a Fede. Poi, raga, ho dormito pochissimo in questi ultimi giorni, quindi ho bisogno di ricaricare. Ma Federico, cosa, che programmazione porta? Ma non so. Amo, vai in live stasera. Ma no, ma mi sa che ci gioca per conto. Vai in live stasera? No, gioca per conto suo. Non so, poi raga, dovesse andare in live, tanto lo seguite. Nel caso, piuttosto, prima di andare a dormire, certo, vi aggiorno. Vi faccio sapere, va bene? Dai, okay. Sola, sì, Andrew mi ha chiesto se stai in live. Comunque, raga, vede domani se riesce, nel caso. Vi facciamo sapere, comunque. No, ok. Allora, ragazzi, termina qua questa live. Io spero che vi sia piaciuta sia la parte cucina che la parte game. Come sempre, saluto tutte le persone che sono entrate in live, che hanno commentato, tutte quelle che non hanno commentato, che hanno solo guardato, tutte quelle che dovranno ancora commentare, fare e, non lo so, guardare, fare quello che vorranno qua in live da me. Amici, addio, addio, addio. Adesso dobbiamo andare a dormire. La luna e l'orso nella casa blu. Adesso si spengono gli interruttori. Ciao, ciao. Allora, questa sera sono entrate tante persone. Quindi, come da rito, saluto tutti, quindi ringrazio Ale, ringrazio Andrew, ringrazio Alex, ringrazio il Fefone che ha partecipato, ringrazio Samu per essere entrato, ringrazio di nuovo Zanner, che mi sa che l'ho detto, non l'ho detto, non mi ricordo, ringrazio Blade per essere entrato e per essersi iscritto, ringrazio anche che fai, non mi saluti, scemo? E poi c'era anche un altro ragazzo che è entrato, ma non mi ricordo perché non c'è scritto. Sto sentendo. Ecco, Lord Bokuro,
E poi vediamo chi altro. Niente, basta. Fatemi parlare. Vi sto odiando. Stavo facendo il mio saluto finale. No, I love. Dai, raga. No, ragazzi, no. È stato un piacere comunque. Buonanotte a tutti. Ci vediamo prossima settimana. Vabbè, lunedì. Da lunedì al venerdì mi trovate qua in live su Twitch alle 20.30. Dalle 20.30 mi trovate qua. Quindi mi raccomando, non mancate. Domani uscirà il calendario della programmazione di questa settimana che verrà. Quindi mi raccomando, non mancate. Vi ricordo l'appuntamento di Gioca che ti passa. Questa settimana non ci sarà la collaborazione con Emma. Ritorna il vecchio mood di Gioca che ti passa, ma con qualche piccola diversità. Ma vi faccio sapere domenica. Ritorniamo un po' al vecchio mood, ma perché appunto sto pensando ad altre cose. Ovviamente la collaborazione con Emma è sempre libera, però appunto volevo cambiare un po'. Che il vecchio mood? Ah, bello, come, dai, come bello. L'inizio, Ale, l'inizio di Gioca che ti passa. E quindi vi faccio sapere domani cosa succederà mercoledì. Vi dico solo, Gioca che ti passa, 20:30 qua in live su Twitch, e il resto è storia. Ciao. Notte. Bye. Ciao ciao. Ciao ciao amici, io vado a nannina. Ciao ciao.